Buonasera a tutti e bentornati su Italian Military Archives. Questa sera siamo alla nostra quindicesima live e una live, devo dire, molto, molto densa, in cui non tratteremo solo di temi navali, ma parleremo anche dei fronti terrestri ed aerei. Questa live, infatti, vogliamo vedere in successione, contestualizzare le vicende belliche del 1942, però limitate al solo teatro mediterraneo e del Nord Africa, perché ovviamente se no dovremmo rimanere qui qualche mese forse a parlarne. Dunque, bando alle ciance, porto subito a schermo gli ospiti di questa sera, che sono Marco Sciarretta e Andrea Sant'Angelo, che intanto saluto, benvenuti e Ciao a tutti, bentornati. buonasera a tutti. Marco Sciarretta lo avete già visto su questi schermi stasera in borghese e parlerà di alcuni aspetti aerei, gratuitamente di aspetti aerei e navali, mentre Andrea Sant'Angelo, storico, militare, autore molto prolifico di libri, di storia militare, ma non solo, se non ricordo male. L'ultimo è Battaglie d'Onore, se non ricordo male. L'ultimo in senso cronologico è Bononia e la testa di Nerone, Ok, un libro per perdono. ragazzi su una storia legata al busto di Nerone che è conservato al Museo Archeologico di Bologna. Ok, molto interessante. No, io penso a quelli magari di Seconda Guerra Mondiale, ho pensato a Sì, sì, quello, sì. poi era la Main, Compass e altri. Dunque, la live di questa sera nasce da due ordini di motivi. Intanto i due signori che vedete qui ospiti sono stati ospiti della RAI, di RAI Storia in particolare, in una trasmissione chiamata appunto 1942, in tre puntate. Loro sono stati ospiti della prima puntata dove si è parlato di Mediterraneo e Nord Africa. Una bella trasmissione, tra l'altro ora alla terza edizione perché è stato già fatto 41 e 40 precedentemente, quest'anno è uscito il 42. Loro erano invitati entrambi come ospiti, non si erano conosciuti, li ho fatti conoscere io qui, beh, perché mi era venuta l'idea di questa live. E poi un altro motivo era che spesso quando si parla, io porto la mia esperienza di quando si parla di cose navali, c'è sempre la tendenza a decontestualizzare un fatto, una battaglia, uno scontro anche breve che sia stato, e a, diciamo, prenderlo in maniera isolata e non calarlo in un contesto molto complicato e intricato come quello del Mediterraneo, dove per quello che almeno mia opinione è forse il teatro dove gli aspetti aerei, terrestri e navali sono forse più intricati che in altri, ma questo insomma se ne può parlare. E quindi da questa valutazione nasce un po' questa live, quindi cercheremo di ripercorrere gli eventi bellici del 42, ovviamente non potremo approfondirli tutti perché pensiamo solo dell'Alamein, potremmo dedicare svariate ore. E quindi cercheremo di ripercorrerli, contestualizzarli e soprattutto collegarli. Quindi io partirei con una breve introduzione sulla fine del 41, in realtà, perché la fine del 41 è essenziale per capire quello che poi inizia, quello che avviene nei primi mesi del 42. Quindi, alla fine del 41 succedono una serie di cose. Intanto la Royal Navy perde la corazzata Barham, nel bacino occidentale invece perde la Port Harrier Croyal, e dopo vedremo ci sarà anche la notte di Alessandria con l'immobilizzazione di altre due unità, la Valiant e la Queen Elizabeth. Nel novembre c'era stata la crisi dei convogli dell'asse diretti in Libia, dovuta allo schieramento della Forza K a Malta. Questa crisi aveva poi spinto la Regia Marina a schierare le sue forze da battaglia per rompere il blocco, e questo si materializzò con l'operazione M42, che fu un convoglio di sei mercantili scortato da
ben tre corazzate in scorta indiretta e una corazzata in scorta diretta più incrociatori e cacciatorpediniere. Il convoglio passò, dette origine allo scontro chiamato la prima battaglia della Sirte, che fu un breve scambio di cannonate tra la scorta italiana e la scorta britannica di un convoglio che andava a Malta. Ma morale della favola, i convogli vanno a destinazione e nell'aftermath dell'operazione la forza K esce per dare la caccia al convoglio davanti a Tripoli, ma finisce su un campo minato e di fatto cessa la sua operatività. Quell'operazione di successo poi sarà la prima di altre che ripristineranno il flusso dei rifornimenti e permetteranno poi a Rommel di tornare all'offensiva già nel gennaio del 42. Questa è una breve... una mappa che diciamo zooma sulla prima Sirte, sul convoglio della prima Sirte, e questa era la mappa dello scontro, durato davvero una decina di minuti, ma non si può non analizzarlo per il risultato strategico dell'arrivo del convoglio. Questa appunto la foto della ricognizione aerea su Alessandria, che immortala le due corazzate britanniche seminabissate, e che di fatto determinerà la situazione per cui la Mediterranean Fleet non fu più in grado di montare alcuna operazione da lì in poi. Ci sarà un timido tentativo a mezzo giugno, ma lo vedremo, non andrà assolutamente a buon fine. Quindi questo coronato dal ritorno in forze nel teatro mediterraneo della Luftwaffe, con oltre al 10° Fliegerkorps che era nei Balcani, in Grecia, verrà il secondo Fliegerkorps in Sicilia e riprenderà il martellamento di Malta. Tra l'altro, martellamento di Malta, che mi piace ricordare alcune cifre, assumerà delle proporzioni mai viste, perché se a inizio della guerra gli italiani avevano buttato su Malta tra giugno e luglio del 40 300 tonnellate di bombe, da allora in poi hanno continuato per quasi tutta la fino al 43 in sostanza con una cinquantina di tonnellate mensili, che sono, per darvi un'idea, un bombardiere e mezzo al giorno, quindi poca roba. I tedeschi poi, sappiamo, erano arrivati a inizio del 41, gennaio-maggio, in quel periodo avevano raggiunto la cifra di 280 tonnellate mensili, ma con il loro ritorno nel 42 si raggiungeranno cifre nell'ordine delle migliaia, si arriverà a 1875 tonnellate mensili, quindi un martellamento molto molto superiore rispetto a quanto visto in precedenza. Quindi insomma una serie di novità, un quadro totalmente diverso che aprirà appunto alla controffensiva di Rommel già nel gennaio del 42. E quindi chiamerei subito in causa il nostro amico terragno Andrea per un po' ripartire da qui, dall'offensiva di Rommel, e io vorrei portare a schermo una chicca che insomma, ho preparato questa sera. Si dovrebbe vedere lo zoom. Questa è una mappa che ho messo insieme. La zona dei grandi laghi americani, se mi pare. Esatto, esatto. È una mappa che ci aiuterà un po' questa sera a spaziare per capire un po' i fronti di cui vogliamo parlare. Gennaio del 42, questa è la linea del fronte. Sappiamo che le forze dell'asse dopo l'operazione Crusader erano state spinte fino a qua giù, e da qui ripartirà l'offensiva. Quindi io mi taccio e lascio la parola ad Andrea. Ma praticamente è un sequel, cioè più che un sequel è come quando fanno i film francesi e poi gli americani glieli copiano, no? Cioè, è esattamente la stessa cosa che era successo l'anno prima, cioè era uscito il film in cui Rommel a marzo del 41 aveva sorpreso gli inglesi partendo verso Agedabia, e nel gennaio del 42 succede esattamente la stessa identica cosa. Con
un colpo di fortuna, diciamo così, inaspettato per Rommel, perché gli inglesi sono in ascolto. Gli inglesi stanno cominciando a praticamente a decrittare quel che succede nel campo avverso con una certa facilità. Ancora da Bletchley Park, ancora non è arrivato il computer di Alan Turing, però insomma i prodromi di Enigma ci sono, di Ultra ci sono già. Sanno tutto alla perfezione e sono in possesso di rapporti che gli italiani, lo Stato Maggiore praticamente da Tripoli mandava a Roma, sono in possesso di questi rapporti sulla esatta situazione logistica e materiale italiana. E leggendo questa situazione, gli inglesi, non dico che dormano tranquilli, però insomma dicono: ma questi tanto prima di maggio non si muovono di sicuro, stanno aspettando che arrivino nuove forze, dovrebbe arrivare la divisione corazzata Centauro, Littorio, scusa, la divisione corazzata Littorio. Prima che arrivi la Littorio, poi si vocifera anche di queste incredibili armi segrete, no, segrete no, ma queste armi che non sono mai state testate prima in battaglia e che loro vogliono provare qui nel deserto, questi semoventi da 75-18. Quindi Eccolo. ci sono tutta una serie di notizie per cui gli inglesi dicono: questi prima che arrivino i semoventi non si muovono di certo, e quindi compiono lo stesso identico errore che hanno compiuto nella primavera del 41, quello in cui hanno detto: Rommel è sbarcato solamente con 3 reparti su 10 della Quinta Light Division, è impossibile che Rommel abbia intenzione, voglia muoversi. Invece Rommel parte all'attacco solo con il reparto esplorante della Quinta Divisione Leggera. E Rommel fa la stessa identica cosa. Rommel capisce che gli inglesi hanno abbassato la guardia e ha ricostituito le riserve, soprattutto di carburante, che per lui è il bene più prezioso, delle sue Panzer Division, quella quindicesima e la ventunesima, e prende la quindicesima e prende l'Ariete, e presentandosi direttamente una settimana prima al comando dell'Ariete, dicendo: tra una settimana fatevi trovare in questo punto. E l'Ariete, cioè, pensa come sono messi gli italiani, addirittura pensano che debba essere forse o una ricognizione in forza, come dicono, no? Questa famosa cosa che agli italiani piace moltissimo, una ricognizione energica, una ricognizione in forza, come tutte le più grandi disgrazie italiane, da Adua a Custoza, sono tutte partite da una ricognizione in forza che si doveva effettuare, poi abbiamo preso delle bastonate terrificanti. Ma l'Ariete capisce che o Rommel vuole fare una ricognizione in forza, o addirittura Rommel vuole fare un'esercitazione congiunta della quindicesima dell'Ariete, perché ormai sono due unità gemelle destinate a collaborare sempre più spesso. Quindi l'Ariete si presentano e Rommel li porta all'attacco di Aggie d'Abbia direttamente. E questa cosa qui sorprende in primis gli inglesi, ma sorprende anche gli italiani e i tedeschi. Cioè, Roma e Berlino non ne sanno niente. Roma e Berlino non sono stati avvertiti di questo attacco. E quindi Roma e Berlino scoprono della caduta di Aggie d'Abbia quando glielo comunicano via radio che i panzer di Rommel sono già dentro Aggie d'Abbia. A quel punto Rommel che cosa fa? Non aspetta certo che gli inglesi si risistemino a difesa. Va a Bengasi con ancora meno truppe, ma lui ormai è partito. E in questa maniera scatena la stessa crisi isterica e di panico che c'era stata nella primavera del 41. Noi molto spesso siamo figli di una propaganda di guerra inglese che tende a dipingere sempre gli italiani come in preda a crisi isteriche al primo scoppio di una granata, come nel caso dell'Operazione Compass. Ma gli inglesi per ben 2 volte cadono in delle crisi isteriche pazzesche. Ogni volta che Rommel parte all'attacco, tutta la Cirenaica viene praticamente sgombrata con gli inglesi in fuga, con delle scene anche divertenti in un certo senso, pur nella tragedia del momento. Lo racconta Carrel nel suo libro Le Volpi del Deserto, che c'è Rommel con la sua, non, ancora non ha preso quel mezzo inglese che poi userà come suo quartier generale avanzato.
All'epoca si muove ancora con una macchina, con una normalissima macchina da quartier generale, da Stato Maggiore, lui, il suo capo di Stato Maggiore, un autista, si dirigono verso Bengasi, tranquillamente, lungo la strada, l'unica strada che c'è, insomma. E sono talmente avanti a un certo punto che, oltrepassata Bengasi, prendono la strada, hai fatto bene a vedere, l'unica strada interna che c'è, che è quella di El Mekili, quella che passa dove nel 41 le nostre forze corazzate sono state fatte a pezzi dal generale O'Connor. E lungo quella pista lui segue con la macchina perché deve andare sempre più avanti, deve andare contro la situazione, ma lì praticamente non ci sono forze tedesche. Rommel è come se fosse un turista tedesco in giro per l'Inghilterra, tant'è vero che a un certo punto incontra un portaordine inglese che ha finito la benzina della sua moto e sta disperatamente chiedendo un passaggio perché qualcuno lo porti e che deve avvisare tutti che Bengasi è caduta. E la macchina di Rommel si ferma, caricano questo caporale inglese, il quale, sai, lì in mezzo a nuvole di polvere non è che stai tanto a guardare alle uniformi, come si... anche perché poi il capo di Stato Maggiore di Rommel parlava un inglese perfetto, aveva studiato, aveva preso una laurea in Inghilterra, mi sembra a Eton, e parlava un inglese che praticamente... E quindi iniziano a parlare, a dialogare, finché a un certo punto il caporale inglese dice: ma che strana macchina è questa? Io non ho mai visto una macchina come questa. E Rommel si gira e gli dice, sempre in inglese, fa: perché è una macchina tedesca? Io sono il generale Rommel. E questo qui, poveretto, capisci che insomma, la sua guerra è finita, è fatto prigioniero. E quindi per spiegarti la velocità di queste avanzate improvvise di Rommel all'inizio delle sue operazioni offensive, che non gli stavano dietro non solo gli italiani, per ovvi motivi, noi avevamo dei grossissimi problemi logistici, ma non gli stanno dietro neanche gli stessi tedeschi. Ed è uno dei tanti punti di debolezza di Rommel, straordinario tattico, uomo estremamente coraggioso e intelligente, ma aveva questa maledetta tendenza a comandare dalla prima linea, che lo puoi fare quando sei Alessandro Magno, che sei al vertice della cavalleria dei Tairoi, ma quando tu comandi o un corpo d'armata o addirittura un'intera armata, non puoi stare sempre davanti a tutti per capire cosa succede. Era rimasto un comandante di divisione. Come era rimasto sempre un fantastico comandante di divisione, quindi la famosa divisione fantasma, la settima divisione corazzata tedesca, che sfondò il fronte della Mosa e prese gli inglesi nella sacca di Dunkerque. Lui era rimasto quello era. Lui non era mai riuscito ad andare oltre. E poi, diciamo, questa offensiva appunto fulminante ha luogo nei mesi di gennaio e febbraio, grazie ovviamente ai rifornimenti che erano tornati a fluire, e poi si fermerà qui sulla questa linea blu, che è la linea di Gazala, che appunto corre dal mare, dall'abitato di Ayane Gazala. Si ferma anche per un motivo fondamentale, diciamo così. Non tanto perché Rommel non volesse arrivare direttamente a Tobruk, perché fosse stato per lui, sai bene che... Lui è, certo. Il problema è che questi buzzurri inglesi non gli volevano bene per niente, quindi avevano fatto una linea difensiva a Gazala. Avevano fatto una linea difensiva che nel 41 non c'era. E quindi questa cosa qui lui la trova completamente inaspettata, lo manda un po' fuori dai ganghi. Soprattutto hanno usato delle cose che Rommel non vedeva dalla prima guerra mondiale, quindi... Questi burloni, Esatto. Quindi non è contento per niente. E poi c'è sempre quell'altro... Questo è il primo problema, il motivo per cui si ferma, immediato. Ma se avesse avuto dietro di sé l'intero DAC o... i due corpi d'armata italiani, lui avrebbe attaccato immediatamente. Invece questi sono ancora tutti a Tripoli, in Tripolitania, che non hanno ancora ben capito questo dove è andato, che cosa sta facendo. Quindi bisogna aspettare che arrivino, bisogna aspettare che oltretutto, come dicevamo prima,
facendo muovere così rapidamente le sue due Panzerdivision, ha già esaurito tutto il carburante che queste hanno, anche per la dotazione del mese di marzo praticamente. Quindi occorre che arrivi nuovi rifornimenti, occorre che arrivino nuove... Che certo. È un problema che assillerà continuamente Rommel, ma è un problema in realtà in questo momento, è un problema largamente condiviso anche nello schieramento avverso. Cioè gli inglesi hanno un grosso problema di rifornimenti, perché mentre gli italo-tedeschi hanno una linea di rifornimenti molto breve, perché parte dall'Italia e arriva alla Libia, gli inglesi... In questo momento si è molto breve. Esatto, gli inglesi invece devono doppiare l'Africa. Devono doppiare l'Africa, risalire il Mar Rosso con questi convogli enormi, lunghissimi, infiniti, oppure ottenere qualcosa dall'India. Certo, e poi in questa fase ovviamente una volta arrivati devono percorrere la tratta da Alessandria, da Suez fino a qua giù. Esatto. La solita storia, più ci si allontana dalle proprie basi, esatto. più se ne affanno. Esatto. Quindi il fronte si ferma qui fino al maggio del 42, che ci torneremo tra poco, però in questo arco di tempo, insomma, le non è che smettono di accadere cose, anzi l'azione, se vogliamo, si sposterà su Malta, sui cieli e sul mare. Quindi vorrei ora dare la parola a Marco per, insomma, riaffrontare il discorso della Luftwaffe, il ritorno della Luftwaffe nel Mediterraneo. Come torna la Luftwaffe e come vedevano i tedeschi il loro impiego nel Mediterraneo? Hai il muto, Marco. Devi togliere il muto. Ok, scusate, ma non c'era verso di toglierlo, c'era impallato il mouse. Allora, eccoci qua. Giustamente stavamo nelle sabbie del deserto e in lontananza c'è il mare. Effettivamente il problema è sempre questo, ovvero in che maniera il mare influenza le operazioni terrestri. E abbiamo visto, mai come in un teatro come quello mediterraneo, le cose sono interconnesse. Effettivamente, giustamente, è ripartito dalla fine del 41, perché poi è quello il concetto. La prima vera, più importante operazione in cui il movimento è stato contemporaneamente in terra e sul mare è appunto alla fine del 41 con Crusader, dove praticamente la pressione britannica sui rifornimenti italiani sul mare per la prima volta comincia a essere veramente significativa. E il punto gravissimo viene raggiunto quando praticamente Malta diventa base della forza K, ovvero appunto una forza di superficie d'attacco, che essendo posizionata nel baricentro delle linee di comunicazione italiane è in grado di intervenire pesantemente sul mare. E sì, i risultati si vedranno, perché sono una serie di battaglie, da quella che più che l'azione del convoglio Beta si potrebbe definire la catastrofe del convoglio Beta o l'azione del Duisburg, che appunto sarà forse la peggiore delle. Degli, la, il peggiore evento che si potrà verificare su quelle rotte. Poi ci saranno tutta un'altra serie di scontri, appunto il convoglio Maritz e il convoglio Mantovani, ai noi la battaglia di Capobon con la perdita dei due incrociatori da Barbiano di Giussano, e in questo punto, e dove tutto quanto era, diciamo, mirato a bloccare i rifornimenti all'asse in concomitanza con l'azione di Crusader, c'è questo violentissimo cambio di situazione, che è dovuto a tutta una serie di vittorie che non sono dovute in sé a una battaglia navale o addirittura, come di solito si continua a parlare, la battaglia navale decisiva. Così come si era visto ai tempi di Punta Stilo nel 1940, e il giro della sorte, che poi più che della sorte è stato dovuto a una precisa serie di azioni e una fortissima volontà italiana,
porta praticamente, a, come avevamo detto, all'arrivo del convoglio M42, al fatto che nel tentativo di intercettare i mercantili che nel frattempo erano arrivati a Tripoli, la forza K viene distrutta da un campo minato italiano, che non è mai un caso, cioè non è un evento casuale finire su un campo minato, ma un accortissimo posizionamento di mine ai limiti estremi di fondale che permettevano di deporre quel tipo di ordigni, per cui gli inglesi erano su una rotta perfetta per attaccare il porto di Tripoli, credendo di navigare in acque sicure, invece per un qualche metro di differenza era un perfetto campo minato in cui sono andati a incappare. Ma nella stessa notte, contemporaneamente, le forze d'assalto colpiscono ad Alessandria, e la cosa si dovrebbe vedere su un livello ancora più strategico globale, che è quello vero su cui lavoravano gli alleati, o meglio quelli che sarebbero diventati di lì a poco gli alleati di fatto anglo-americani, perché c'è l'intervento giapponese in Asia con Perardo, Filippine e Malesia, che porta, oltre alla perdita del Baram che abbiamo visto nel Mediterraneo, oltre alle due navi da battaglia messe fuori combattimento ad Alessandria, e abbiamo anche la perdita di Repulsa e Prince of Wales nel tentativo di difendere la Malesia, oltre a altre perdite appunto come i incrociatori Cornwall e Dorsetshire, che si vanno ad aggiungere a quelli persi con la forza K, cioè una catastrofe realmente ingestibile da parte dei britannici. Semplicemente perdono quasi tutte le loro principali forze da battaglia, e in questa maniera, senza una battaglia vera e propria, il Mediterraneo è di nuovo aperto, non esiste più la possibilità per gli inglesi di intervenire contro i rifornimenti dell'asse verso l'Africa, cosa che abilita, dopo essere stati a un pelo dalla sconfitta e dal blocco dei traffici tra l'Italia e la Libia, al contrario, adesso abbiamo di nuovo un grandissimo impulso e la possibilità, in piena sicurezza per tutta una serie di mesi, di poter rifornire con tutte quante le risorse necessarie il Nord Africa. Un'altra premessa, perché probabilmente di tutti quanti quelli che condividono con noi questo dibattito l'avranno già sentito, no? Però per molti effettivamente ci sono alcuni punti che sono stati giustamente toccati da te nella tua bellissima presentazione dedicata alla battaglia dei convogli, ovvero qual era realmente lo scopo di rifornire, cioè quali erano i criteri operativi con cui si riforniva l'Africa. Di fatto gli investimenti sui porti dal punto di vista italiano erano stati fatti verso quelli che erano, diciamo, le linee di tendenza italiane strategiche di prima della guerra, quindi era stato dato il massimo impulso all'Adriatico e ai trasporti, possiamo definire interadriatici, quelli sono stati i porti su cui si era lavorato, e invece erano stati trascurati proprio i porti della Libia. Ma non è, come al solito col senno di poi, un atto di scarsa previdenza, è una quantità di risorse che era comunque limitate, e il fatto che in previsione di una vera guerra che avrebbe previsto il coinvolgimento della Libia, presa in mezzo chiaramente tra un Egitto britannico e una Tunisia francese, l'ultima delle possibilità italiane era quella di poter rifornire i porti, e l'ultimo dei pensieri italiani era di immaginare di avere un'armata corazzata schierata in quei territori. Quindi di fatto i porti erano in grado di reggere intorno alle 60.000 tonnellate, 65.000, e quello era l'obiettivo. Mensili. Quello era l'obiettivo, è una cosa fondamentale, giustamente la tua precisazione è fondamentale. Mensili non vuol dire arrivo con 65.000 tonnellate, questo mese l'ho sfangata, no, era praticamente un balletto costante, è un continuo giro di valzer in cui i mercantili arrivavano, scaricavano e ripartivano, rimanendo meno tempo possibile
in una posizione esposta che altrimenti avrebbe esposto i porti agli attacchi del bombardamento britannico. E questa necessità di arrivare continuamente con una costante flusso di materiali che potessero essere altrettanto contestualmente scaricati e inviati verso la linea del fronte era praticamente un gioco logistico incredibilmente complicato, che però dal punto di vista marittimo si configurava come una serie continua di piccoli convogli. Una serie continua che infatti abbiamo visto di 1-2 mercantili scortati in media da 1-2 navi scorta, cosa che in qualche maniera potrebbe agevolare gli attaccanti che hanno chiaramente la possibilità di attaccare, di concentrare le loro sole forze, come per esempio capitava con la Forza K, in momenti particolari, nel momento in cui c'era un obiettivo particolarmente facile da colpire. Però nello stesso tempo permetteva anche, quando c'era un controllo, come c'è stato appunto dall'inizio del 42, del Mediterraneo centrale, la possibilità di lavorare con una discreta sicurezza e di poter gestire un tasso accettabile di perdite, sostituendo via via le navi che venivano inviate in caso di perdite con altre ulteriori navi, in modo da avere sempre, come dire, il porto pieno di navi pronte a scaricare, di non rimanere mai... Poi servivano anche gli autocarri per spostare più velocemente i materiali che arrivano. Altro carico e altro combustibile. E infatti questo è un'altra delle tante cose che non si considerano quando si immagina che la guerra navale sia alla fine un insieme di battaglie navali. Io faccio anche riferimento, ci saranno sicuramente molti che avranno modo di sentirci, mi capita di leggere per esempio su Forum Difesa un pensatore tra l'altro particolarmente raffinato, però molto di impostazione terrestre, che diceva: ma non capisco, se non c'è stata una battaglia navale risolutiva, quale sia il concetto. Invece era proprio quello, lui diceva: la battaglia di Punta Stilo non era una battaglia risolutiva, quindi non si capisce quale sia la sua importanza. No, l'importanza è proprio questa, il flusso continuo è fondamentale, ma poi c'è un altro punto di vista dove si vede qual è l'importanza della logistica sul mare, ovvero il fatto che mano a mano che le linee di comunicazione si spostano, nel caso italiano, verso Oriente, allontanandosi dai porti principali, bisogna procurarsi nuovi porti, per l'appunto si riparte da Bengasi e poi si va verso Tobruk e si arriva in quello che nel 42 è un elemento veramente importante, ovvero il cabotaggio costiero, che prima non si era visto, e che invece diventa un elemento fondamentale della logistica, ovvero il potere. Come sempre, il nostro buon Archimede arriva dove l'attrito sul terreno ferma qualunque cosa. Se tu i rifornimenti li carichi via mare, li trasporti via mare, e quindi poi dall'altro da lì nasce tutta un'altra guerra, una guerra di piccole unità, di agguati, di motosiluranti, di attacchi aerei costanti contro le motozattere, che poi si chiamavano così per copertura, poi di fatto erano di grossi trasporti. Volevo farle proprio vedere, perché a voi l'ho detto, facendo questa mappa mi sono reso ancora di più conto davvero delle distanze, perché certo lo sappiamo che Tobruk è più distante Tobruk da El Alamein che non Bengasi da Tobruk. Però guardandolo proprio sulla mappa mi sono reso conto ancora di più della distanza e della difficoltà. E i porti avanzati, appunto, ci potevano essere Bardia, Sollum, ma poi Marsamatru, però sì, spiagge o piccole banchine dove si poteva far arrivare poco. Infatti volevo far vedere questa immagine appunto delle motozattere utilizzate per trasportare mezzi e rifornimenti vicini. Cioè, questo ovviamente è una spiaggia, non è nulla di più, però veniva fatta sbarcare la roba con estrema difficoltà. Già, e poi una cosa che c'è da dire, no? Sempre questo termine motozattera in qualche maniera è sempre stato un po' fuorviante. Allora, in realtà serviva in buona parte anche per confondere l'effettiva pericolosità per il nemico di questo tipo di mezzi, perché di fatto sono dei mezzi da sbarco per trasporto di carri armati, quindi hanno la capacità, come si vede tra l'altro in questa bellissima foto, di caricare carichi concentrati e anche notevoli. Poi erano, per la loro forma, avevano pochissimo pescaggio, quindi chiaramente
andavano presi con una certa attenzione nelle traversate con mare grosso e simili per evidenti motivi, però nello stesso tempo avevano, intanto erano quasi invulnerabili agli attacchi perché non potevano essere silurati, e dal punto di vista degli attacchi di superficie avevano una riserva di carico tale da avere in effetti dei fianchi molto robusti, delle corazze molto robuste, e per cui potevano essere attaccati con motosiluranti, con l'utilizzo quindi di cannoncini e mitragliatrici, ma di fatto erano anche in grado di reggere un grande volume di fuoco nemico senza subire particolari danni. Quindi erano una specie veramente di muli del mare, come è stato definito, sì, con sì, una fortunatissima citazione, ma di scorza molto dura, in grado di dare anche dei bei calci se necessario. Quindi di fatto sono stati degli eroi sconosciuti di questa guerra, e hanno portato sicuramente una quantità enorme di carico, seguendo via via la costa, che vedremo nel progressivo movimento, sì, della linea del fronte. E che comincia proprio nel momento in cui l'armata italo-tedesca riprende in mano la situazione fino alla Cirenaica. Marco, ti chiederei quindi la chiosa sulla Luftwaffe, ecco, poi sulla parte aerea. Andiamo sulla Malta e poi riprendiamo Gazala, eccetera. Ecco, spero che non si offendano gli appassionati di aeronautica, i competenti di aeronautica. Io da questo punto di vista sono un appassionato abbastanza amatoriale. Però mi sono accorto, con mia sorpresa, che la parte aeronautica è almeno in buona parte in Italia, perché per fortuna altrui nella letteratura tecnica inglese e americana c'è molto studio della parte militare aeronautica. E noi abbiamo sempre questa impressione, che deriva dalla bibliografia italiana, che si misura si potrebbe dire quasi di derivazione modellistica, perché poi alla fine gli appassionati partono da piccoli giocando con i soldatini o costruendo modellini, tutte cose giustissime, e poi col tempo si strutturano la loro conoscenza e una passione chiaramente in ambito culturale. Però rimane il fatto che gli aerei vengono sempre visti come una macchina di alte prestazioni, una macchina quasi fine a se stessa. Della macchina si conosce la prestazione in quanto tale, come viene raccontata nella letteratura. Il Messerschmitt 109 era un po' più veloce dello Spitfire, che però era più manovrabile. Questi luoghi comuni molto spesso che poi, arrivati invece a trattare cos'è l'aereo come macchina da guerra, vengono quasi sempre disattesi, e poi si scopre che gli aerei veri che noi vediamo volare in Africa, soprattutto quando li vediamo volare in Africa, quindi con un criterio di manutenzione o in genere nel Mediterraneo, con criteri di manutenzione molto particolari, con un'usura progressiva nel tempo, sono macchine che hanno delle prestazioni molto particolari, anche molto diverse da quelle che tutti conoscono leggendo i libri. Un'altra cosa che ben poco si considera, qui vediamo appunto uno Junker 88, il bombardiere perfetto, come si poteva immaginare nel Mediterraneo, ecco, è che noi consideriamo spesso il velivolo da caccia, il puro sangue, quello da competizione, come una specie di il vertice della catena. Ma di fatto lo scopo vero dell'aeronautica è di portare un carico utile che faccia un danno, e quello si misura dal bombardiere, e lì ritorniamo infatti a Malta, che vediamo sorvolata dalla Luftwaffe. Di fatto l'aeronautica italiana aveva un limite veramente pesante, che derivava appunto da tante logiche industriali, ma soprattutto dalla logica proprio della postura strategica italiana, dei materiali che aveva, della disponibilità di combustibili che aveva, dell'organizzazione tecnica che dipendeva dalle materie prime disponibili. Di fatto gli aerei italiani da bombardamento avevano un vero tallone d'Achille, erano di massima appunto pochi, e pure se con grandissima precisione erano sempre in grado di portare a termine le missioni, però una quantità di bombe sganciate, di missioni effettuate, che realmente non era in grado di fare una differenza. E lo vediamo anche nelle battaglie aeree sopra Malta nella primavera del 42, ovvero magari vari gruppi di volo italiani e tedeschi che scortano di volta in volta 20 Junker 88 o 5 Kant 1007, perché poi alla fine questi sono i numeri, una quantità di carico utile veramente ridotto, che ha appunto dei limiti fondamentali nei danni che possono essere inflitti, e infatti poi avevano
principalmente il compito di contraviazione, cioè di eliminare le reazioni inglesi da Malta per poi chiaramente poter lavorare in maniera molto più utile bombardando gli obiettivi strategici presenti su Malta. Prima vedevamo l'S-79, un aereo che si è rivelato un eccellente velivolo d'attacco marittimo, questo indubbiamente come bombardiere aerosilurante. Ecco, io mi risentivo un po' di tempo fa una conferenza molto interessante appunto sulla guerra del Mediterraneo dalla Western Naval History Association. Loro per esempio stavano facendo uno studio su quante fossero state effettivamente le missioni di aerosiluranti italiane del 41, noi stiamo parlando del 42. Di fatto, considerato i 39 siluri messi a segno nel 41, noi avevamo praticamente una percentuale di colpi a segno, quindi contro bersagli navali, attorno al 15%, fatta con questo tipo di velivoli. Mano a mano che si arriva nel 42, le prestazioni dei velivoli sono quelle, ma aumentano molto di più le difese. Ecco che già la capacità di mettere a segno un siluro comincia a calare al 10 e poi al 5% nel corso del 1942, mentre le perdite a loro volta aumentano, perché passano da un 3-4% fino al 5-6% degli aerosiluranti. Quindi piano piano si vede che la capacità offensiva degli aerei va a ridursi. E di fatto una delle poche vere capacità offensive le avevano i tedeschi, che schieravano una forza di attacco che era più o meno il 60%, alla fine arriva a essere quasi il 70% di bombardieri, anche aerosiluranti, e di bombardieri in picchiata nel Mediterraneo centrale e in Nord Africa. Eppure, e lì arriviamo a vedere di che cosa stiamo parlando, questa forza, che pure rappresentava il 30%, che di fatti non è tanto, della forza da attacco della Luftwaffe, per di più era divisa in un, anzi addirittura in realtà all'inizio, nel momento in cui stiamo guardando noi adesso su Malta, nella prima metà del 42, stiamo parlando del 25% della forza d'attacco della Luftwaffe, per di più divisa per la metà in supporto alla Panzerarmee e un'altra metà nel Mediterraneo centrale, su Malta e sul nel tentativo di riuscito in buona parte di bloccare i rifornimenti britannici a Malta. Ecco, nel momento in cui tutto l'impiego su Malta comincia veramente a mettere in crisi tramite la distruzione degli aeroporti, delle difese aeree, comincia veramente a porre in situazione di crisi Malta per la quantità che veniva sganciata, che non era poi di per sé particolarmente rilevante, era semplicemente decine di volte superiore a quella a cui eravamo abituati e a cui erano abituati gli inglesi. Ecco, è il momento in cui gli inglesi cominciano ad andare in crisi. In questo momento, scusate se sono stato molto lungo, nel mondo sta succedendo di tutto. Prima ancora che ci sia la battaglia di Midway, quindi quando veramente dall'altra parte del mondo gli inglesi hanno praticamente mollato tutto e si stanno difendendo in Birmania, nel momento in cui gli americani si giocano il tutto per tutto con le loro forze navali per fermare la spinta giapponese verso l'Australia, i giapponesi in tutte le maniere dicono al comando tedesco, oltre che agli italiani, ma con gli italiani avevano un rapporto, a quanto pare, leggendo i documenti, particolarmente tranquillo, molto di simpatico consiglio e di assistenza, particolarmente disponibile, almeno nei confronti della Marina, dei documenti che si leggono. Nel caso dei tedeschi scrivono in tutte le maniere: fate qualcosa per aiutare gli italiani, se concentrate le vostre risorse nel Mediterraneo, questo è il punto di rottura. E per gli inglesi evidentemente non era un punto di rottura mondiale, perché ormai erano entrati gli americani e quindi in qualche maniera la guerra era già decisa, anche se da questa parte della barricata non la si vedeva in questa maniera. Però di fatto gli inglesi in quel momento erano ancora da soli, erano semplicemente via via riempiti di armi americane, ma cominciavano a non reggere più questa spinta. E nel momento in cui la spinta stava quasi per arrivare al punto di rottura, i tedeschi cominciano a ritirare le loro forze. A maggio, quando, secondo la nostra storiografia, che non è particolarmente addentro alle problematiche operative, cioè si parla veramente di studi, magari in alcuni casi anche di livello accademico, ma che non hanno una formazione di base da scuola di guerra o di arte operativa, e di fatto lì si nota come il punto di rottura che poteva arrivare
non viene colto neanche dalla storiografia, perché la storiografia dice che i tedeschi avevano altri impegni, dovevano lanciare un'offensiva sul fronte orientale, avevano detto che potevano assistere gli italiani solo per un certo periodo di tempo. Allora l'italiano, con senso di colpa, vabbè, colpa nostra, non ce l'abbiamo fatta. Ma il concetto è, ma mentre stai vincendo, ritiri le tue forze per dedicarle a un altro obiettivo. E a quel punto si scopre che non è come racconta la storiografia, perché la storiografia la fa bene. Dicono i tedeschi, dobbiamo ritirare una parte delle nostre forze perché abbiamo impegni in altri teatri e avevamo garantito solo un certo periodo di tempo su Malta. Poi uno va a vedere che di quel, diciamo così, 15% di forze da bombardamento della Luftwaffe che era impegnata nel Mediterraneo centrale, a maggio, cioè quindi stiamo parlando un mese prima della battaglia di mezzo giugno, nel momento in cui Malta è totalmente in crisi, loro ritirano la metà della loro forza di bombardamento e la riportano non sul fronte russo, ma per carità, la mandano in Francia per partecipare all'operazione Baedeker, cioè dei bombardamenti terroristici fatti, mi perdonatemi l'anglicismo, su base randomica sull'Inghilterra. Si chiamava operazione Baedeker perché proprio volutamente, per rappresaglia contro i bombardamenti inglesi sulla Germania, loro partivano dalle famose città turistiche, come erano scritte sulle guide turistiche. La guida Baedeker, esatto. E loro, in base a quello, cominciavano a bombardiamo Canterbury, bombardiamo Exeter, bombardiamo di qua, bombardiamo di là, una campagna di bombardamento durata anche lì 3 o 4 mesi, dopo 3 mesi che andava avanti sull'Inghilterra, che magari ogni 10 giorni mandavano uno stormo a bombardare qua e là sull'Inghilterra, ritengono che sia talmente importante aggiungere 30 o 40 o 50 aerei che tanto per cominciare sospendono l'offensiva su Malta. Mentre gli inglesi erano al punto di rottura e mentre i giapponesi dicevano in tutte le maniere ma volete fare qualcosa nel Mediterraneo che ce l'abbiamo fatta, mentre loro attaccavano dalla parte opposta, i tedeschi avevano altre priorità, per cominciare con le guide turistiche oggi dove andiamo a bombardare l'Inghilterra. Ora, qualcuno potrebbe pensare che siano stati piuttosto fuorviati o che i bombardamenti sulla Germania fossero troppo dolorosi e necessitassero una reazione. Si potrebbe anche pensare che invece avessero delle priorità strategiche molto diverse e infatti... Fallaci anche. Fallaci, ovviamente, perché io da questo punto di vista ho riletto con grandissimo piacere, perché ovviamente consiglio a tutti gli appassionati di andare a vedere per esempio la raccolta del Naval War College Review, quindi in pratica una rivista di studi storici della Marina Americana, cioè studi storici, studi strategici, e tratta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale di argomenti che attualmente sono storici, lì erano lezioni da imparare. E ci sono ben 3 articoli, di cui uno scritto a quell'epoca non esistevano ancora le forze armate tedesche rinate con la NATO, quindi quello che sarebbe diventato il primo capo di Stato Maggiore della Marina tedesca, l'ammiraglio Rogge, che nel 53 scrive la lezione dei tedeschi, dice la Wehrmacht non si rendeva proprio conto, diceva il capo di Stato Maggiore dell'esercito che il Mediterraneo era uno spreco di risorse, era utile solo come diversivo per gli inglesi mentre loro si dedicavano ad altro. Ecco, mentre loro si dedicavano ad altro, ci sono ben 3 articoli sulla cooperazione con il Giappone dove si spiega che da una parte si rispondeva ai giapponesi stiamo facendo il possibile, adesso vedrete che facciamo, e dall'altra si ritirava tutto il disponibile per dedicarlo a priorità diverse senza sprecare risorse nel Mediterraneo. Questo purtroppo risulta dai documenti. Ora comunque su Malta ci torneremo, ma ora volevo comunque, per progredire nella nostra narrazione... Ma ritorniamo alle sabbie. No, prima di tornare alle sabbie volevo fare un accenno alla seconda Sirte, perché è un'operazione insomma rilevante di cui si sa poco, almeno nel pubblico generale, cui cerchiamo di portare sempre più spesso, no? Temi navali. Allora, della seconda Sirte io ho parlato nel video sulle Littorie, ne ho parlato con l'ammiraglio Santarini, quindi non ci terremo troppo tempo, solo per dire che siamo nel marzo del 42. Malta, come hai ricordato tu, è sottoposta ormai da mesi al martellamento della Luftwaffe. Viene organizzato un convoglio da Alessandria per rifornire l'isola. Tra l'altro altri convogli nei mesi precedenti erano partiti e
erano finiti abbastanza male anche lì sotto i colpi dei bombardieri tedeschi italiani. Viene organizzato quest'altro convoglio, scortato da forze leggere partite da Alessandria. L'ammiraglio Iachino prende il mare con la nave da battaglia Littorio e la scorta di CT. L'ammiraglio Parona salpa da Messina con una divisione di incrociatori molto ben assortita, direi, perché annoverava il Gorizia, il Trento e il Bande Nere. E quindi tre incrociatori estremamente diversi tra di loro, però questa forza prende il mare e salpa per intercettare il convoglio britannico. Cosa succede? Il mare le condizioni del mare sono pessime, c'è vento, c'è il fumo dato dalla nebbia artificiale generata dalle navi inglesi. Gli italiani si trovano in una condizione sfavorevole dal punto di vista meteorologico, si trovano davanti questa cortina di fumo impenetrabile dall'altro lato ci stanno cacciatorpediniere armati fino ai denti di siluri, quindi l'unica cosa saggia che rimane a Iachino è quella di mettersi in una rotta non perpendicolare ma tendente a spingere il convoglio verso sud per ritardarne la marcia verso Malta. Infatti questo è il grafico, diciamo, zoomato in fuori, poi ho postato la battaglia più zoomata, ora dopo magari ve la faccio vedere. L'azione navale italiana è essenzialmente atta a ritardare la marcia del convoglio, spingerlo verso sud. Nel frattempo c'è un intenso scambio di cannonate dove, che se ne dica, gli italiani mettono a segno dei colpi sulle navi britanniche, i britannici riusciranno a fare ben poco. Tutti i colpi che poi è stato necessario ripescare uno per uno, perché siamo sempre esatto. Lì. Esatto. In questa ricerca storica è sempre difficile dover andare a cercare uno per uno i danni che sono stati subiti, andandolo a trovare sul diario di quello che stava a bordo, che dice ci hanno bucato da parte a parte, cose del genere. Esatto. Altrimenti sui rapporti ufficiali c'è sempre qualche difficoltà. E su questo rimandiamo al supplemento di Rivista Marittima di Enrico Cernuschi sugli scontri di superficie del Mediterraneo, in cui si dà ampio spazio a questa vicenda. E quindi, per farla breve, Iachino spinge molto a sud gli inglesi, al calare delle tenebre dovrà rompere il contatto per le nostre oggettive difficoltà nel combattere di notte, e il convoglio britannico si disperderà dopo poco, dato anche alle condizioni del mare. Questa dispersione poi è il ritardo accumulato che porterà i mercantili ad arrivare in vista di Malta alle prime luci del giorno, comporterà l'attacco da parte dei bombardieri della Luftwaffe e delle navi mercantili e di fatto una strage delle navi superstiti. Solo due navi entreranno in porto, verranno scaricate, poi c'è una diatriba sulla quantità effettiva delle tonnellate di rifornimenti scaricate, perché è passata la storia, io ho letto tante volte di 4.500 tonnellate sulle 25.000 spedite, però poi si scava un po' e viene fuori che 800 furono le tonnellate scaricate, altre 3.000 rotte furono un po' ripescate alla bene e meglio dalle navi che erano colate a picco in porto, quindi senza poi sapere bene se quelle merci recuperate siano state poi effettivamente utili o meno, o se erano deteriorate dall'incendio, acqua e quant'altro. Quindi anche lì questa operazione per cui è stato scritto Iachino non si coprì di gloria ma portò a termine la missione è di fatto un'altra delle dimostrazioni che gli aerei da soli non possono fare. Cioè, qui hanno fatto perché il convoglio è stato disperso, perché era stato rallentato e quant'altro, però l'intervento delle forze di superficie è stato determinante in questo. È così, appunto, se posso, appunto, spero di non dilungarmi troppo, ma è il concetto, appunto, di arte operativa che di solito sfugge.
o meglio sfugge a chi non entra proprio nel merito di questo tipo di attività. Di fatto, proprio da come stavamo vedendo dalla fine del 41 a tutto quello che sarà il 42 con la prevalenza italiana e tedesca, il problema è sempre quello. La forza di superficie è fondamentale, perché è quella intorno al quale si impernia tutto. Con una forza di superficie diventa possibile moltiplicare le forze attraverso i mezzi che in inglese si definiscono di sea denial, ovvero quindi le unità siluranti con i sommergibili e soprattutto in acque in qualche maniera ristrette con la forza aerea. Ma di fatto noi vedremo sempre che la forza aerea arriva ed ha effetti devastanti sempre solo quando ha la possibilità di intervenire su convogli disgregati, altrimenti la capacità del convoglio, chiudendosi a riccio, è sempre di ridurre di molto l'efficacia e la storia aerei. La storia del convoglio, il PQ-17, il convoglio artico è un caso eclatante. Sì. Anzi, se puoi allargare un pochino, sì. Volevo appunto far notare due cose, che sono due cose di cui in effetti poche volte si parla. Allora, intanto, dove è stata fatta la battaglia della Sirte, come la prima, come la seconda Sirte, siamo veramente in alto mare. Ed è abbastanza rara questa cosa, perché di fatto nella storia tutte le battaglie navali, dai tempi dell'epoca classica a oggi, e di solito avvengono sempre in qualche maniera in prossimità della costa, perché è legata all'obiettivo che si vuole raggiungere. La battaglia veramente combattuta in alto mare, flotta contro flotta, cioè sempre quel concetto di una battaglia navale pura, è un evento ancora più raro della battaglia navale in genere, che di per sé non è un evento molto frequente perché è quasi un atto consensuale. Nel caso, le due battaglie della Sirte sono veramente state tra quelle combattute più in alto mare che sicuramente nel Mediterraneo è quasi impossibile trovare un posto così equidistante, certo, dalla terra. E di fatto già si è sempre detto che pure nella guerra del Pacifico, alla fine, l'unica battaglia veramente combattuta in alto mare è stata la battaglia di Midway, che è una pura battaglia navale in alto mare. E qui ci siamo arrivati veramente molto vicini. Infatti poi tutto l'effetto sul convoglio arriva quando il convoglio è costretto a scendere verso terra. E tra l'altro, sempre allargandoci, si nota Creta, che è un'altra dei classici fattori strategici che non vengono considerati in genere dalla storiografia, sempre perché la storiografia nasce con la narrazione tedesca che conquista Creta con l'operazione aerotrasportata, cioè la narrazione ma anche una realtà, una dei più duri eventi bellici di tutta la guerra, non solo nel Mediterraneo, e su quello chiaramente è stata fatta una narrazione tedesca. La narrazione britannica è l'eroica resistenza, che l'abbiamo quasi fatta a battere i paracadutisti tedeschi, e poi di fatto la conclusione delle storie è sempre «e poi non venne sfruttata Creta». Invece qui si vede benissimo che cosa vuol dire avere Creta all'altezza di Tobruk, che crea un corridoio veramente stretto nel Mediterraneo, dove costringe per esempio le forze navali che devono andare verso Malta a trovare una posizione equidistante tra una costa che magari è nelle mani dell'asse e l'isola di Creta, che è una base aerea fondamentale per l'asse. E non solo aerea, appunto, ospitava anche unità sottili di vario genere. Quindi di fatto aveva un ruolo fondamentale. Tanto fondamentale quanto non viene mai citato, sempre in base alla citazione iniziale. Dopo averla conquistata nessuno la sfruttò, anche se non è vero. E appunto, in realtà, l'altra cosa che non si nota è che sulla conquista di Creta ha avuto un apporto fondamentale da parte italiana. Consiglio sempre di leggere quell'articolo veramente importante che è stato pubblicato su uno degli ultimi numeri del bollettino d'archivio dell'Ufficio Storico della Marina, sono tutti disponibili online sul sito della Marina, e lì si spiega proprio come e perché è stato fondamentale l'apporto italiano, richiesto con la massima urgenza dai tedeschi per poter, con l'operazione anfibia, in realtà portare a compimento l'occupazione dell'isola. Il fatto che lo sbarco stato della divisione Regina nella parte orientale, appunto, esatto, con anche con mezzi corazzati e tutto, cioè di fatto è stato quello che ha portato l'isola a svuotarsi,
ed è stato fatto senza quasi colpo ferire, perché di fatto non ci sono state battaglie da parte italiana per conquistarla, ed è la maniera perfetta in cui di solito si combattono le guerre, cioè cercando di vincere senza combattere una battaglia, come in questo caso, perché il nemico non ha più possibilità di mantenere quella posizione, ecco. E poi abbiamo detto una cosa importante del fatto che le Sirti, la battaglia per quanto piglia il nome della Sirte, sia veramente in mezzo all'alto mare, e c'è anche il fatto che è stata l'ultima vera battaglia dove, come ai tempi dell'epoca velica, il sopravvento è quello che, sì, che condiziona tutto. Noi siamo abituati a dire nel nostro linguaggio normale, che deriva chissà da quelle abitudini plurisecolari, che qualcuno prende il sopravvento, scordandosi, perché nessuno di quelli che lo usano se ne rende conto, che oltre che nelle regate di Coppa America o in genere nelle regate, prendere il sopravvento in realtà è un tipico termine di guerra navale, è in epoca velica, ovvero il potersi mettere sopravvento all'avversario è una condizione quasi necessaria per vincere. Ecco, in questo caso gli italiani, per poter fermare il convoglio britannico, sono dovuti andare da sottovento in condizioni di mare in tempesta, e con un uso spropositato di cortine fumogene da parte degli inglesi, proprio per evitare qualunque possibilità da parte degli italiani di arrivare a contatto ravvicinato. E poi c'è da dire, Iachino ha portato anche il littorio a quasi 5-6 mila metri, sì, dai cacciatori pedinieri, quindi insomma, era un rischio gravissimo pur di ottenere comunque il risultato che poi è stato ottenuto, e che invece di solito viene sminuito, però non hanno affondato niente, come se lo scopo non fosse stato in realtà di mettere il convoglio alla mercé dell'aeronautica, senza rischiare le forze invece non spendibili come erano le navi da battaglia. Allora, chiudendo qui, direi solo che il risultato di questa operazione metterà poi ulteriore pressione sull'isola di Malta, che vuoi per i mancati rifornimenti, il ridotto potenziale offensivo e bombardamenti aerei, metterà in moto quelle che saranno le grandi operazioni di rifornimento dell'estate, quindi Harpoon, Vigorous e poi Pedestal, ma che vedremo tra un po'. Tornerei alle nostre sabbie e quindi passerei la parola a Andrea, diciamo, per affrontare due argomenti. Ora vedi tu come preferisci affrontarli. Siamo arrivati al maggio del 42 e ripartirà l'offensiva di Rommel, però in quei mesi, già da un po' di tempo in realtà, sono in atto tutte le pianificazioni dell'asse per l'occupazione di Malta, che era il piano era già stato avviato sul fine del 41 per volere di Cavallero, un piano a cui gli italiani credono molto, i tedeschi ci credono poco, diciamo, anche se vengono messe a disposizione delle unità, degli aerei, però già ad aprile, alla richiesta di nafta supplementare per l'operazione, i tedeschi di fatto dicono niet, e condannando un po' l'operazione. E poi si arriverà, come vedremo tra un po', i rovesci per gli alleati sul fronte terrestre decreteranno un po' la fine dell'idea di invadere Malta, no? Sì, nel maggio del 42 ci troviamo in questa strana situazione di stallo in cui sia gli inglesi sia i tedeschi stanno aspettando il momento migliore per andare all'offensiva. Rommel è pronto a compiacere in ogni momento i suoi padroni, i suoi stakeholder di Roma e di Berlino. Che tutti e due esigono, hanno fame di vittorie e hanno fame di Egitto. Ma anche gli inglesi non stanno lì per difendersi. A Londra c'è un certo Winston Churchill che ogni giorno rompe le scatole a quel poveretto di Auchinleck, che è il comandante del Medio Oriente praticamente. In questo momento il comandante dell'ottava armata è il generale Ricci, che, diciamo la verità, non ha mai brillato particolarmente come stratega,
E Hoechle che è molto chiaro con Churchill, io prima di giugno-luglio non posso essere pronto per attaccare. Mi stanno arrivando nuove unità, mi stanno arrivando nuovi mezzi, gli erano appena arrivati, nel maggio gli erano appena arrivati i carri Grant americani, che comunque erano un bel passo avanti perché avevano un 75 mm con il quale pochi potevano competere in quel momento in Nord Africa, giusto? C'erano 19 Panzer 4 che avevano il cannone da 75, ma per il resto erano tutti 50 mm Panzer 3. Noi italiani stanno sbarcando proprio in questo momento i 75-18, che sono gli unici che possono competere con i 75 mm. Certo, il Grant paga qualche pecca, è una specie di grattacielo ambulante che lo vedi praticamente da Tripoli, puoi vedere dei Grant che si avvicinano, se passano praticamente a Bengasi, e inoltre aveva il 75 mm, non era in torretta, ma era nello scafo, era chiuso nello scafo, quindi aveva dei grossi problemi di brandeggio di questo 75 mm, mentre in torretta aveva un cannone da 40 mm. Comunque, rispetto a quel che avevano gli inglesi avevano i Matilda, che contro di noi avevano fatto dei miracoli, ma non perché fossero dei buoni carri, anzi, i Matilda nel 1941, durante l'operazione Compass, si autoeliminano da soli, praticamente, per noie meccaniche, guasti. La forza dei Matilda, che avevano questa corazzatura anteriore, che li rendeva praticamente invulnerabili a qualsiasi tipo di arma che avessero gli italiani, quindi i nostri 47-32 contro carro gli rimbalzavano proprio contro. E i Valentine, anche questi carri tutti viziati da grossi problemi meccanici o problemi di non abbastanza potenza nelle armi che hanno a bordo. Gli americani hanno già mandato in Nord Africa i Grant, hanno mandato anche un carro leggero che sarà molto utile agli inglesi, che è il carro Stuart, o come lo chiamano gli inglesi, il Honey. Che vede il debutto, credo, a Crusader, già? Sì. Lo Stuart debutta prima del Grant, sì. E gli sono arrivati anche i nuovi controcarro da 57 mm, che sono un bel passo avanti rispetto ai 40 mm che avevano in precedenza. Quindi ha diverse carte da giocare l'ottava armata, e più ha nuove unità che stanno arrivando. Quando tu racconti del Nord Africa, la gente non si rende ben conto di cosa significa combattere in area desertica, che è una cosa completamente diversa da combattere in qualsiasi altra località del mondo. Innanzitutto non hai un luogo dove nasconderti, cioè sei sempre esposto all'aeronautica, in continuazione. Quindi ogni volta che tu ti fermi, devi come prima cosa cercare di nasconderti in un posto che di per sé non è impossibile nascondersi. Questo significa scavare in continuazione, andare praticamente a fare la vita delle talpe. Ovviamente di giorno è un caldo mostruoso, la notte è un freddo mostruoso, ci sono insetti, c'è polvere, ci sono luoghi in cui ci sono delle sabbie talmente molli che inghiottono i soldati stessi, ci sono posti dove invece c'è la roccia che non la fuori neanche con gli esplosivi praticamente. Quindi pensate alla difficoltà anche di scavare trincee e nascondersi in questi luoghi. Anche semplicemente l'idea di sfruttare il fuoco delle artiglierie è una cosa difficilissima nel deserto, perché il nemico è abbastanza sparso per non essere preso dall'aeronautica, e tu non puoi ottenere, diciamo così, un effetto tattico notevole grazie al tuo cannoneggiamento, riunendo tutte le tue batterie, proprio perché se le riunisci basta che passino una mezza squadriglia di aerei e praticamente fai la figura delle oche ferme al tirassegno. Quindi è veramente difficile combattere nel deserto. In più il deserto non ti dà appigli tattici, tu non ti accorgi,
è tutto piatto, non riesci a capire bene dove ti trovi. C'è quella storiella molto bella del generale Waverley, che era il comandante della divisione nel Highland, quindi la divisione scozzese che combatteva nel deserto. Lui arriva proprio in tempo per la prima battaglia della Main, e la seconda sera che si trova lì alla Main, lui esce dal suo quartier generale per raggiungere la tenda mensa che ovviamente è mimetizzata è separata da dove sono lui, proprio perché bisogna cercare di delocalizzare al massimo, decentralizzare al massimo ogni tipo di edificio, ogni tipo di facilities. E lui sa, gli dicono che se lui va sempre dritto per 200 metri, praticamente va a sbattere nella mensa. Lui esce alle 18:15 per andare a cenare, lo ritrovano alle 20:30, affamatissimo e assetatissimo, perso completamente nel deserto, aveva perso ogni... non sapeva veramente dove, aveva perso ogni cognizione, non riusciva più a ritrovarsi, continuava a girare in tondo lì nel giro di un chilometro dalla mensa, ma insomma alla fine comunque per fortuna lo ritrovano e gli danno anche da mangiare. Questo per spiegare quanto fosse veramente difficile combattere in situazioni del genere, una situazione che impone un'usura non solo ai mezzi, ma un'usura anche agli uomini, perché stare nel deserto ti consuma, ti rovina, e bisognava imparare subito, bisognava imparare in fretta. Questo è il motivo per cui Ocilek e anche Rommel sanno che hanno dei tempi tecnici. Quando ti arrivano dei soldati nuovi, delle nuove unità, non li puoi mandare immediatamente al fronte, non esiste. Gli inglesi dicevano che i white knees, cioè le ginocchia bianche, non possono combattere. Fino a quando tu non ti sei abbronzato, non ti sei acclimatato alle regole di vita del deserto e al saper stare nel deserto, non puoi essere mandato in prima linea. Errore che noi italiani invece, soprattutto nel 41, facevamo molto spesso, che era proprio quello di mandare al più presto possibile ciò che serviva al fronte. C'è questo altro aneddoto che mi ha sempre divertito moltissimo, di questo autiere che si chiama Pietro Zunino, veniva da Verona e lui aveva fatto il CAR, poi aveva fatto il corso per autieri, gli avevano dato da guidare uno SPA 38. Quando ottiene il suo SPA 38 lo mandano a Napoli, dico bene vai, sei destinato alla Libia. Lui sale sul suo SPA 38, guida fino a Napoli si imbarca sulla nave, scende a Tripoli dal suo SPA 38, gli dicono di presentarsi al comando dell'intendenza dei trasporti di corpo d'armata, lui si presenta, gli dicono bene devi andare a Bengasi a trasportare queste cose. Lui parte, quindi il poveretto, il tutto da un'ora e mezza che era sceso dalla nave, lui parte, tanto detto non ti puoi sbagliare, c'è un'unica via, la via Balbia, quindi non è praticamente impossibile perdersi. Lui parte, fa la Balbia in direzione di Bengasi e cominciano a calare la notte sul deserto, e lui nota che lungo la strada molti soldati italiani gli facevano dei gesti come a salutarlo. Lui ovviamente risponde suonando il clacson, salutando anche lui, perché diceva ma guarda come sono tutti gentili qui con me. Poi a un certo punto qualcuno gli si butta proprio di fronte, gli italiani dicendo fermo, 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 e quindi lui si ferma, e in quel momento gli italiani non fanno neanche in tempo a parlare, capisce perché tutti cercavano di fermarlo, perché lui stava andando sulla Balbia con i fari accesi, e infatti arriva un aereo della RAF che lo mitraglia. Lui si salva, però impara la lezione. Quindi o la lezione la impari così direttamente, o altrimenti sei morto. Il deserto non, la guerra nel deserto non perdona. Non perdona. E Rommel è come al solito il primo a vincere la gara dell'attacco per primo io, no, attacca per primo tu, attacca per primo lui, e il 26 maggio del 42 di notte fa preparare le sue unità per fare la classica operazione che piace a lui, cioè il gancio destro sul cuore del nemico. Eccolo qua. Esatto. Preso dall'opera di Montanari sulle operazioni, esatto. Ci deve essere la solito
attacco finta sulla linea del mare, portato dalle fanterie, dalle inutili fanterie italiane. Secondo Rommel, questi ci dovrebbero abboccare immediatamente, muovere i carri armati del 30° corpo corazzato e spostarli in direzione nord. Contemporaneamente, mentre gli inglesi commettono, al pensiero di Rommel, commettono questo errore, le divisioni corazzate più la Trieste devono effettuare il famoso gancio passando sotto Bir Hashem, che è praticamente l'estrema propaggine della linea difensiva minata, quindi è al di là di tutta quella zona dei campi minati. E il piano, come una delle poche colline, no, nella esatto, zona, e prendere sul fianco i carri inglesi, batterli. A quel punto la battaglia è vinta. Come diceva Napoleone, i piani sono bellissimi, perfetti, meravigliosi, ma non resistono neanche 10 minuti al campo di battaglia. Prima cosa, non si capisce perché la Trieste, anziché passare sotto i campi minati, decide di passare attraverso i campi minati. Nonostante che avesse ricevuto l'ordine proprio di seguire l'Ariete, passare da sud della posizione, la Trieste passa da nord della posizione. Quindi la Trieste si va a impantanare immediatamente in mezzo ai campi minati. L'Ariete prima si ritrova a combattere con una brigata indiana di cui nessuno sospettava la presenza sotto Bir Hashem, quindi gli italiani rimangono immediatamente indietro rispetto ai tedeschi. La 15ª e la 21ª invece fanno questo gancio, ma a quel punto si ritrovano addirittura fin troppo dentro lo schieramento inglese. Come si suol dire, Rommel, che aveva sempre insegnato agli italiani che i carri armati da soli non vanno da nessuna parte, i carri armati devono essere sempre sostenuti dalla fanteria motorizzata e dall'artiglieria, si ritrova praticamente ad avere pochissima fanteria, giusto i due reggimenti delle due divisioni corazzate e poco altro. Gli inglesi si rendono conto di quello che sta succedendo e ovviamente contrattaccano i tedeschi. I tedeschi è in questa occasione che scoprono che i Grant fanno male, nonostante che nei combattimenti del 27 maggio alla fin fine sono più i Grant distrutti che i Panzer 3 e i Panzer 4. Comunque Rommel capisce che c'è un osso duro che non aveva ben considerato. Della grande battaglia di Gazala, che poi si evolverà in battaglia di Tobruk, esatto, si potremmo parlare per sì, sì, no, esatto, questa qui è veramente una grande battaglia perché dura un mese. Io vorrei dire una cosa sulla grande battaglia che è passata un po' alla storia, no, come il capolavoro di Rommel, però se uno se la va a guardare, no, esatto, cioè Rommel è stato estremamente fortunato, gli inglesi sono stati incapaci di concentrare le forze e schiacciare il corpo d'armata corazzato lì nel calderone, perché dopo questo gancio le forze corazzate si, diciamo, addenseranno in questa zona qui, Esatto. che difenderanno con le unghie e con i denti. Poi appunto sarà la Trieste e non mi ricordo se anche un'altra divisione di fanteria italiana che apriranno dei varchi nei campi minati per far passare dei rivoli di Sì. rifornimenti, perché se no fare il giro sotto da Bir Hakeim era troppo lungo e Rommel rischiava di essere tagliato fuori. Poi insomma la situazione si sblocca lì nel calderone, passano dei rifornimenti, poi viene catturata Bir Hakeim e poi No, c'è perché il il calderone, per rendersi conto, il calderone lui è schiacciato. Da un lato c'ha Bir Hashem di sotto, dietro di lui alle sue spalle c'ha i campi minati, quindi non è che può prendere e andarsene. Di fronte a lui ci sono tutti i corazzati inglesi, quindi, e sopra di lui c'è la RAF che lo bombarda, quindi non è un bel momento quello che Rommel attraversa, assolutamente. Però Rommel ha la costanza di capire che l'unica cosa che lui
può ottenere è quella di distruggere uno dei punti che lo tengono fermo lì, cioè lo spot che è mantenuto dalla 150esima brigata di fanteria inglese. E praticamente per 4 giorni Rommel non fa altro che assaltare la 150esima. E questi qui resistono eroicamente, ma poi finiscono le munizioni di artiglieria, e nel frattempo Ricci continuava a dirgli resistete, resistete, perché stiamo elaborando un piano meraviglioso che ci farà vincere non solo la battaglia, ma addirittura la guerra. E questi resistono, ma poi a un certo punto Ricci elabora, ma non tira fuori niente, e la 150esima viene sopraffatta. Sì, poi inizierà il ripiegamento delle truppe schierate qua a nord, e di fatto poi si aprirà alla caduta di Tobruk. Esatto, e a quel punto c'è Tobruk, ma Rommel, quando sta per prendere Tobruk, è ancora convinto, soprattutto per le perdite che ha ricevuto nel calderone e in tutta l'operazione, perché sono perdite alte, questa è una cosa che bisogna ricordare, certo, sia in mezzi ma anche in uomini. Rommel è ancora convinto, dice adesso arriviamo a Tobruk e lì va deciso cosa facciamo, proseguiamo verso il confine egiziano e ci teniamo dietro Tobruk come era successo l'anno scorso, che poi ci ha dato così tanto fastidio, oppure prendiamo Tobruk, ci fermiamo, prendiamo Malta, famosa Malta, e a quel punto poi possiamo decidere con calma quando, dove, come realizzare l'offensiva verso l'Egitto. Quindi Rommel, nel momento in cui, come hai detto tu, le unità di Ricci si ritirano perché hanno subito dei colpi devastanti, non solo hanno perso la 150esima brigata, non solo hanno perso metà dei loro carri armati tra distrutti e danneggiati, ma hanno perso anche 2 intere brigate indiane, una fatta fuori addirittura dalla divisione Ariete, la 13esima brigata indiana, e quindi sono tante le perdite che hanno subito. E Tobruk fa quello che inizialmente sembra un favore incredibile ai tedeschi, in realtà gli fa praticamente lo scherzetto che gli fa perdere la campagna in Nord Africa. Secondo alcuni, secondo me no, però cioè Tobruk si arrende immediatamente. Nella guarnigione di Tobruk non c'erano più, come l'anno scorso, quei tignosi della nona divisione australiana, il generale Morshed, che mai e poi mai si sarebbero arresi. Adesso la guarnigione di Tobruk fondamentalmente si basa sulla seconda divisione sudafricana del generale Klopper, il quale a Winston Churchill la sera prima della sua resa ha telegrafato tutto spavaldo: passeranno mesi prima che sentiate parlare della possibilità che noi, anche solo teoricamente, ci si possa arrendere. Fate conto che noi qui resisteremo come e più degli australiani. Esatto. E il mattino dopo, a mezzogiorno, questo firma la resa con gli italo-tedeschi. Quindi gli italo-tedeschi entrano dentro una città, soprattutto una base e un porto, che è stracolmo di ogni ben di Dio dal loro punto di vista. È veramente una cosa che non si aspettavano, di trovare così tanta roba, perché gli inglesi, i sudafricani non hanno distrutto niente, i sudafricani si sono semplicemente arresi. Quindi non solo gli tedeschi hanno preso 30.000 prigionieri dentro Tobruk, ma hanno preso un'infinità di materiali, di mezzi, che per Rommel è veramente significa un mese e mezzo di guerra assicurata solamente con le cose che hanno trovato dentro Tobruk. E infatti questo favorirà la scelta, no? Di esatto, proseguire. A quel punto Rommel ha un'idea, ha una pensata che, ti dico la verità, io per tanti anni ho pensato, guarda che patacca che è stato Rommel qui. Lui doveva prendere Malta, eccetera, eccetera. Ma Rommel ha dei report di intelligence che gli dicono che, punto primo, la situazione al Cairo è molto insidiosa per i britannici. Cioè ci sono la resistenza all'occupazione inglese, quella egiziana, quella che poi avrà
presidente Nasser, insomma tutti quelli che ci saranno poi in seguito al dopoguerra. Tutti quegli ufficiali dell'esercito sono fortemente contrari all'occupazione britannica e favorevoli alla rivolta dei tedeschi. E il mercoledì in cui cade Tobruk, Tobruk cade di martedì, il giorno dopo, il mercoledì, viene risoprannominato al Cairo come il mercoledì delle ceneri, perché praticamente tutti i comandi inglesi del Cairo bruciano tutti, iniziano a bruciare tutti i documenti. I camini, i caminetti, tutto, ci sono pulviscoli di cenere ovunque al Cairo perché stanno distruggendo tutto. La Royal Navy se ne va da Alessandria, la Royal Navy si trasferisce nel Libano, in Palestina. Gli aeroporti, quelli più con i bombardieri, vanno tutti nel Sinai, si spostano. Cioè, proprio veramente inizia, i comandi tutti decidono di andare. Quello psicodramma fondamentale è uno psicodramma vero e proprio. Ma non è tanto questa la notizia che Rommel sa e che lo spinge ad andare avanti, è un'altra la notizia, perché in questo momento gli italiani hanno fatto un colpaccio dal punto di vista dell'intelligence, hanno decifrato il codice che l'addetto militare americano al Cairo utilizza per raccontare a Washington come sta l'ottava armata inglese. Che era stato un codice preso, esatto, a Roma, preso a Roma, da ufficiali, credo, dei carabinieri. Del SIM che si erano intrufolati nell'ambasciata prima che gli americani entrassero in guerra, esatto. E questo aveva permesso di leggere. Felles prima era addetto militare all'ambasciata a Roma, poi viene trasferito al Cairo, e quindi gli italiani continuano a leggere tutto quello che Bonner Felles scrive a Washington. E tra le tante cose che Bonner Fellers scrive c'è il fatto appunto dell'isteria, del panico che regna nei comandi dell'ottava armata, di come sono messi male dopo Gazala, di come Churchill è scontento, ma soprattutto gli racconta che Churchill, il giorno stesso in cui gli arriva la notizia che la battaglia di Gazala è persa, come prima cosa ha telefonato a Roosevelt. Ha telefonato a Roosevelt e gli ha chiesto una cosa che gli servirà tantissimo per poter vincere la guerra. Gli ha chiesto i carri armati Sherman, di cui si favoleggia che siano i migliori carri armati mai costruiti nella storia del mondo. E ci sono c'è un grande convoglio che parte dalla East Coast americana proprio la settimana dopo di Gazala, e a bordo di questo convoglio ci sono 300 carri armati Sherman. Questo convoglio, se tutto va bene, doppiando l'Africa ovviamente, dovrebbe arrivare a Suez, dovrebbe arrivare più o meno nel mese di luglio, più o meno luglio-agosto, i primi di agosto, insomma. Quindi Rommel sa che non ha poi tanto tempo. Rommel sa che ha un mese, ha una finestra temporale ben precisa, sa che loro sono messi male, sa che stanno per arrivare questi aiuti americani, e quindi Rommel... inevitabilmente lui non riceverà chissà cosa, perché nuovamente il focus della Wehrmacht tornerà sul fronte orientale, perché in questo momento c'è il grande sforzo per prendere Stalingrado. Quindi, una parentesi, poi dal lato italiano mi viene da dire che la costituzione dell'Armir ha privato il fronte nordafricano di tutte le artiglierie moderne che c'erano. Sì. Come i camion che servivano e i carri armati che sarebbero serviti sul fronte russo erano tutti in Nord Africa, la classica coperta corta, no? Le migliori artiglierie erano state tutte mandate in Russia, quindi diciamo che Hitler aveva ragione quando decide di fare l'operazione Barbarossa e non avvisa Mussolini. Mussolini si arrabbia tantissimo quando scopre di Barbarossa e gli dice: ma come? Ma tu invadi la Russia, il paese bolscevico, e non dici niente a noi italiani.
E Hitler dice, ma non ti ho detto niente perché non c'è bisogno che tu mi dai nulla, perché voi dovete investire nel Mediterraneo, nel Nord Africa, i mezzi mandali là, ma Mussolini da quell'orecchia non ci sente, quindi vuole assolutamente partecipare alla... e poi vedremo che purtroppo per tutti quelli che i 230.000 uomini dell'Armir, purtroppo l'Oxir si comporterà molto bene in Russia, e quindi Mussolini si gaserà e manderà altre truppe in Russia, non mandandole invece qui dove veramente servivano, e dove invece vengono mandate quelle truppe che sarebbero state perfette per prendere Malta, no? Dicevamo prima. La Folgore su tutte, ma anche tutte quelle altre truppe che, fatto più unico che raro nella storia del Regio Esercito della Seconda Guerra Mondiale, si stanno addestrando da almeno 6 mesi per fare quella cosa. Non c'è mai stato un addestramento così realistico, un addestramento così pesante, un addestramento così metodico come è quello delle truppe che devono essere utilizzate per Malta. Addirittura, sai, ci sono i battaglioni... Si addestrano a sbarcare sugli scogli con le scale direttamente dalle motozattere. Poi ci sono le foto, se non me erro, è la divisione Livorno che si addestra sulla costa toscana, mi pare proprio a Baratti, scendendo dai barconi, dai bragozzi. Il raggruppamento speciale della milizia, praticamente, credo che non ci sia mai stato delle camicie nere che hanno sudato mai tanto per addestrarsi quanto quelle del raggruppamento speciale della milizia per lo sbarco su Malta. Quindi è veramente un... ma queste, come essendo delle truppe speciali destinate a un'operazione speciale come era Malta, erano truppe leggere fondamentalmente, perché chi doveva lanciarsi col paracadute, chi doveva fare degli avvio sbarchi, chi doveva fare degli sbarchi dal mare, chiaramente non erano divisioni dotate di artiglierie pesanti, di carri armati e di altri mezzi ideali per la guerra in Nord Africa, dove è una guerra fondamentalmente di movimento, è una guerra dove se tu non hai camion, dove se tu non hai carri armati, dove se tu non hai artiglierie semoventi, sei veramente messo male, cioè, perché tanto il tuo nemico sicuramente ce le ha. Quindi era un fronte su cui investire quelle poche risorse che avevamo al meglio delle nostre possibilità, cosa che in realtà, ed è qui come si diceva prima, non si parla mai delle cose fatte bene dalle forze armate italiane nella Seconda Guerra Mondiale, cosa che in realtà, se uno va a vedere l'esercito in Nord Africa del 1900, non dico quello del 40 per Operazione Compass, che era a livelli patetici proprio, ma anche semplicemente le unità del 1941, quelle del 42 sono tutta un'altra cosa, cioè le nuove divisioni modello Africa Settentrionale 42 sono delle divisioni decisamente superiori sia a livello di fuoco, ma anche a livello di capacità logistica e di movimento. Le lezioni sono state apprese duramente. La curva di apprendimento è notevole per l'esempio. Se pensi che cos'era l'Ariete al suo momento del suo arrivo in Nord Africa, con autisti che non avevano mai guidato i carri armati realmente, e se pensi invece che l'Ariete praticamente combatte per un intero anno nel deserto, l'Ariete dell'estate del 1942, seppur con vuoti mostruosi, perché ha sempre un tasso di perdite altissimo, molto superiore a quello delle altre divisioni italiane, però è una divisione che ha imparato a combattere, soprattutto ha imparato a combattere seguendo il metodo dell'Aufstragstaktik tedesca, cioè utilizzando molto gli ufficiali inferiori e i sottufficiali, quindi delegando moltissimo a chi comandava i plotoni, a chi comandava, quindi con una grande libertà tattica che altrove l'esercito italiano non aveva mai sperimentato. Quindi l'Ariete era quasi un piccolo laboratorio della guerra di movimento, che quasi plasmata da Rommel. Bene, quindi
Abbiamo parlato siamo arrivati alla caduta di Tobruk e quindi alla decisione di andare avanti, quindi correre verso Suez. Insomma, ci sarà poi Marza Matruh, ci sarà poi l'arrivo qua nella strettoia di El Alamein, che è appunto la zona dove il fronte si restringe e c'è da una parte il mare, da una parte la depressione di Kattara. E quindi la linea del fronte, questa qui in rosso, sarà la linea raggiunta a luglio. Poi qui ci torneremo tra un po', perché la caduta di Tobruk è il 20 giugno, se non ricordo male. Nel frattempo, ovviamente, la questione di Malta è stata archiviata per quanto riguarda l'invasione, ma continua a essere di fatto il teatro di molte attenzioni. E diciamo, in questo scenario si inseriscono le grandi battaglie aeronavali di quell'estate, quindi quelle che in Italia sono passate alla storia come mezzo giugno e mezzo agosto. E cosa succede? L'abbiamo accennato prima, il fallito arrivo dei convogli, specie quello della seconda Sirte, e la campagnera della Luftwaffe mettono in Malta in serie condizioni, tant'è che viene aumentato il razionamento, vengono macellati tutti gli animali che restavano, insomma, si prospetta una... vengono contati i giorni prima di una possibile resa. Viene organizzata questa grossa operazione di rifornimento da Alessandria e da Gibilterra, proveniente dal Regno Unito, e che in campo anglosassone sono note come le operazioni Harpoon e Vigorous, e che però diciamo incontrano una reazione molto accanita sia della Regia Marina, della Regia Aeronautica e della Luftwaffe. Quindi ora riporterei in scena anche Marco per parlare appunto di Malta e di queste operazioni dell'estate del 42. Beh, sì, appunto stavamo parlando della caduta di Tobruk, che di per sé è stato un evento epocale, come tale è vissuto, e di fatto la guerra è un atto politico, e in quel momento la politica imperiale britannica in qualche maniera raggiunge il suo nadir. Ecco, Malta chiaramente era fondamentale come suo mantenimento per poter minacciare le rotte di comunicazione italiane, che però in quel momento erano chiaramente permettevano di garantire tutti quanti i rifornimenti che erano necessari per sostenere il fronte africano. Quello che chiaramente era in costante calo era la capacità di Malta di combattere, sia come quantità di aerei da caccia basati su quest'isola per poterne garantire la difesa aerea, sia quello di poter stabilire su quest'isola delle forze in grado di danneggiare i convogli italiani. Quindi stiamo parlando di aerosiluranti, bombardieri leggeri e bimotori o come base per sommergibili. In tutti i casi quest'isola doveva essere rifornita, e quella di mezzo giugno, forse più di mezzo agosto, è il punto più critico raggiunto dalle forze britanniche. Di fatto tutte le forze disponibili si suddividono, e a quanto pare è stato giudicato un errore in qualche maniera tra il convoglio di Levante e quello di Ponente, che se sono due battaglie separate, e qui vediamo quanto è particolare quella che viene da Oriente, che di fatto siamo di nuovo al concetto di una battaglia aeronavale, dove la parte delle forze navali non è quella di intercettare il convoglio e di affondarlo a cannonate, anche se quello sarebbe successo se la flotta se il convoglio britannico fosse andato avanti, ma semplicemente nel momento in cui la flotta italiana da Taranto è in posizione di intercettazione, non ci sono alternative. Qualunque sia il cambio di rotta degli inglesi, sempre e comunque si ritrova una flotta italiana in posizione di intercettazione, rendendo quindi praticamente impossibile la prosecuzione della rotta verso Malta, ma esponendo il convoglio a sua volta agli attacchi aerei
e dalla parte di Creta, come qui è perfettamente semplificato, che ovviamente faranno danni notevolissimi, o anzi in questo caso cominciano a essere, come si nota dalla rotta degli inglesi, presi in mezzo tra l'Africa e Creta, quindi di fatto una posizione veramente difficile, e in cui erano costretti dalla presenza della flotta italiana in mare. E una volta in più, quando si dice che cosa serve un fleet in being, come si suol dire, una flotta in potenza, qui non si trattava di essere in potenza, era in atto, ma in atto non aveva necessità di rischiare delle navi che non erano sostituibili, quanto piuttosto di forzare i convogli inglesi su delle rotte prevedibili o in zone sottoposte ad attacco aereo da parte delle forze di attacco, come potevano essere quelle aerei. E infatti questo sarà una serie notevole di danni che subirà il convoglio. Con una precisazione, di fatto la massima efficacia degli aerei contro unità navali dipende anche dal tipo di armi che vengono usate. Per quanto gli aerei tedeschi fossero specializzati, per esempio, in attacchi con bombardamento in picchiata, anche con i velivoli bimotori come Junker 88, la velocità di calore delle bombe era tale che navi con un ponte corazzato non erano in realtà perforabili dalle bombe normalmente usate, quindi loro si concentravano sulle unità non protette, quindi sui cacciatorpediniere, che subiranno chiaramente delle gravi perdite, sui cacciatorpediniere di scorta ancora di più, che sono più leggeri, e ovviamente i mercantili, che chiaramente sono anche particolarmente vulnerabili. Quindi di fatto gravi perdite nel caso del convoglio di Levante, senza ottenere un risultato significativo. Però dal punto di vista britannico, a questo punto, quello che loro ritenevano fattibile era la via più breve, quella da occidente, quindi ovviamente stringendosi sempre più velocemente, cioè sempre più strettamente alla zona di Capo Bon e quindi alla costa del Nord Africa francese, per poter fare l'ultima parte di giorno per arrivare a Malta. Con una particolarità, per l'appunto, di fatto si evitava il più possibile di esporsi di notte ad attacchi di unità insidiose come potevano essere le motosiduranti o i sommergibili, accettando il rischio di attacchi aerei che potevano essere sopportati da un convoglio particolarmente coeso, dotato di buona contraerea, comunque subendo delle perdite anche significative, come si vedrà, come si è visto dalla parte di Creta, eppure era l'unica maniera di arrivare a Malta, se non che c'è una delle manovre tattiche più riuscite della flotta italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Come scrive l'ammiraglio D'Azara, che da questo punto di vista era decisamente il nostro migliore tattico, ma anche uno che aveva una sua dottrina operativa più che tattica diversa da quella in genere praticata dalla Marina. Lui, appunto, D'Azara, credeva fortemente nell'uso dell'artiglieria, della velocità, della ricerca del contatto col nemico, esattamente la stessa dottrina che applicano gli inglesi, anzi che in teoria applicano gli inglesi e poi non hanno mai applicato contro gli italiani, viceversa l'ha applicata D'Azara a Pantelleria. Forzando al massimo la velocità delle navi e sparando tutti i suoi depositi munizioni contro il convoglio nemico, sorpreso praticamente nelle prime luci dell'alba, in una posizione dove mai si sarebbero aspettati di trovare navi italiane, perché per l'appunto erano riusciti a ingannare la ricognizione aerea britannica, facendosi vedere subito prima del tramonto su una rotta completamente diversa da quella che avrebbe portato a intercettare la flotta, il convoglio britannico, salvo invertire la notte e fare una corsa notturna a tutta velocità esattamente fino al punto di contatto contro il convoglio, che viene sorpreso e quindi attaccato da navi neanche superiori numericamente, ma sicuramente molto superiori balisticamente. E praticamente quindi abbiamo il Monte Cuccoli, nave sicuramente di punta della Marina, come l'Eugenio, che era appunto l'unità ammiraglia di D'Azara, e praticamente il livello della battaglia è stato tale che praticamente i depositi munizioni delle navi italiane
come capitava di solito agli inglesi in altre occasioni, vengono svuotati delle, contro le unità nemiche, fino al punto in cui, arrivati a contatto con i mercantili, questi vengono affondati praticamente sparandogli con le armi contraeree, che erano le uniche munizioni che erano rimaste dopo avere sparato e colpito praticamente tutte le unità avversarie. Il solo Montecuccoli metterà a segno 7 colpi, anche se qualcuno ultimamente ha scritto un libro dicendo 7 colpi a bordo, dicendo che la Marina italiana ne ha messi a segno 7 in tutta la Seconda Guerra Mondiale. Cosa piuttosto sconcertante, visto che il Montecuccoli l'ha fatto in mezz'ora contro il convoglio nella battaglia di Pantelleria. E poi, come dice da Zara, lui che di queste cose era veramente un raffinato dell'arte operativa, il problema mortale di tutte le battaglie navali è che sono battaglie consensuali. Si riesce a combattere solo se gli uni e gli altri cercano il combattimento e vanno allo scontro, perché lo scopo di una forza inferiore è sempre di evitare il combattimento contro una forza superiore in cui si sa chiaramente come andrà a finire, e la forza superiore riesce a ingaggiare battaglia solo quando il nemico è in trappola. In questo caso la manovra era quasi riuscita e ci si è messo di mezzo, diciamo, un errore tattico sicuramente, quello di avere della disposizione iniziale delle navi italiane, per cui gli incrociatori che erano più veloci a un certo punto devono sopravanzare, e il fatto che praticamente si combatteva sui limiti di un campo minato italiano, che necessitava appunto a un certo punto ha necessitato una scelta di una rotta divergente da parte degli italiani, che ha permesso al convoglio inglese in qualche maniera di rompere il contatto. Di rompere il contatto balistico, ma non di evitare quello che poi è successo, cioè il convoglio completamente disperso in pieno giorno e viene ingaggiato dall'aeronautica italiana e tedesca, e anche qui in questo caso fatto a pezzi con l'utilizzo della Luftwaffe e della Regia Aeronautica. Sì, mi piace ricordare che, che da Zara disse a un certo punto durante lo scontro che occorreva accostare un fuori di qualche grado, perché altrimenti gli inglesi sarebbero venuti a bordo a prendere il caffè. Signori inglesi verranno a bordo. Sì, allora, è chiaro, sì, qua stiamo parlando di una tragedia come la guerra, e stiamo parlando chiaramente di persone che morivano per combattendo per la loro patria. Di fatto, come dice anche da Zara, da un certo punto di vista sì, è stata una bella battaglia, nel senso che per come si intende uno scontro c'erano tutte quante le premesse di una battaglia navale combattuta con la manovra, con l'abilità di fuoco, e gli aneddoti su questa battaglia si sprecano e sono cose che in qualche maniera fanno parte della nostra storia militare, e da quel punto di vista è un piacere ricordarli. Per esempio, appunto, l'ammiraglio Sansonetti, il sottocapo di Stato Maggiore, nel momento in cui aveva discusso il piano operativo, aveva praticamente detto a Dazzara che tutta quanta la manovra sarebbe servita per fornirgli il convoglio inglese nella posizione perfetta su un piatto d'argento. Dice: alla fine di tutte quante le variazioni ci sarai tu, e te li troverai davanti e darai il colpo finale. E lui gli dice in cauda venenum, cioè il motto dello scorpione. Come scrive da Zara nel suo bellissimo Pelle d'ammiraglio, c'è un po' di romanzesco, ma effettivamente è proprio così anche dal punto di vista delle stelle. Loro, mentre vanno in rotta di intercettazione col nemico, e lui giustamente si ricorda di quello che si era detto in cauda venenum, perché praticamente vede la costellazione dello scorpione che brilla con Antares sulla coda dello scorpione, proprio mentre sta tramontando e finisce di brillare la stella a contatto con l'orizzonte, si sente la chiamata delle vedette, navi nemiche a prora, e praticamente avevano ingaggiato il convoglio inglese in posizione perfetta per tagliargli la rotta con la luce perfetta e in posizione tattica perfetta. Tra le altre aneddoti ce ne sta uno che è bellissimo, visto che tra l'altro noi avremo anche prossimamente la nave Montecuccoli di nuovo in marina, che nave Montecuccoli, nave fortunata per eccellenza, qualcuno dice che aveva schivato un centinaio di colpi, in effetti contando tra bombe, siluri, cannonate di ogni genere, facevano più o meno un conto scaramantico di quando sarebbero arrivati alla centesima, perché il motto non ufficiale della nave stava sul quadro del condottiero, centum oculi, che è appunto 100 occhi, il motto di Montecuccoli,
che era una specie di oggetto di venerazione sulla nave, perché da Zara, quando non era comandante, l'aveva fatto diventare una specie di santo laico a cui tutti quanti prestavano omaggio. E effettivamente il centesimo colpo non è stato schivato, perché è esploso in quadrato ufficiali durante la battaglia di Pantelleria. Si sono guardati intorno, erano tutti quanti illesi, ma l'unica cosa che era saltata era il povero quadro di Montecuccoli crivellato di schegge, e una scheggia si è portato via la O, da cui c'è il famoso motto non ufficiale della nave di Centum Culi, che effettivamente per l'ennesima fortuna. E poi qua vediamo il Vivaldi, una nave... L'ho messo perché parte anche della squadra di Dazzara, sì, che viene mandato per la sua ridotta velocità all'attacco del convoglio più lento, ingaggia insieme al gemello Malocello, attacca la scorta britannica, riceverà un colpo in sala macchine che lo porterà all'immobilizzazione, e il Malocello girerà intorno difendendolo con cortine fumogene e colpi di cannone. Medaglia d'argento al valor militare per questo evento, che la dice tutta sullo spirito combattivo, perché di fatto il capo squadriglia, che era imbarcato sul Vivaldi con la nave immobilizzata e vedendosi arrivare all'orizzonte una squadriglia di 4 caccia inglesi, dà libertà di manovra al suo sezionario e praticamente lo saluta in amicizia, come si direbbe adesso: è stato un piacere combattere assieme a voi. Ma il sezionario si rifiuta di allontanarsi, comincia a girare intorno al Vivaldi stendendo una cortina di fumogene, e poi continua a combattere per un'ora giocando a nascondino dentro e fuori la cortina fumogena, sparando una alla volta a tutte quante le navi inglesi, fino a che questi non desistono dall'attacco. A quel punto si riesce a salvare anche il Vivaldi, che viene portato a Pantelleria, praticamente affonda a Pantelleria mentre spengono l'incendio, lo rimettono a galla, lo riportano in Italia, buono per un'altra battaglia. E qui invece il Bedouin, hai lui. Ecco, questi sono caccia inglesi, che navi particolari per le loro capacità, e caccia di ultima generazione, classe tribal, appunto dedicati ai nomi tribali di tutti quanti i vari popoli coloniali inglesi. Avevano praticamente un'artiglieria che per molti versi era veramente superiore a quella italiana come capacità proprio meccaniche. Erano in grado praticamente di sparare il doppio dei colpi di un cannone italiano, e avevano una bordata notevolissima. E quindi di fatto navi che veramente vengono di tenere testa agli incrociatori, come è capitato con la settima divisione di Dazzara. E comunque sia, e il Bedouin colpito da un numero di cannonate spropositato e poi giustamente rivendicato dall'S-79 italiano, che lo ha assimilato in queste condizioni. Praticamente dice: però si stava ancora muovendo, è riuscito ad abbattere l'S-79 che lo aveva appena silurato, quindi in qualche maniera hanno cominciato a farsi un po' un gioco su chi è stato ad affondarlo. Sì. Di fatto, però, già il caccia, il sezionario che l'aveva preso a rimorchio dopo lo scontro, l'ha mollato e detto: arrivederci. Ai loro. E comunque sia, a prescindere se sia stato qual è stata la causa ultima dell'affondamento, anche perché l'avrebbero dovuto autoaffondare, altrimenti sarebbe stato arrembato e catturato, ovviamente. E di fatto era crivellato di colpi, così come verranno colpite tutte quante i mercantili. Poi i danni veri li farà farà l'aeronautica, perché chiaramente andranno a dare la caccia a un mercantile alla volta, affondandoli un po'. Esatto, perché poi anche qui torna il discorso che, ingaggiata la scorta, l'aeronautica ha più gioco facile contro i mercantili. Infatti verranno colpiti dagli aerei, e poi le navi di Dazzara finiranno appunto, cos'era, la Kentucky, che era questa la petroliera che faceva parte del convoglio. Poi vuoi la decisione di aggirare il campo minato, il fatto che Dazzara era cieco perché non aveva più aerei da ricognizione, non era stato poi messo a conoscenza degli ultimi avvistamenti, di fatto mancò di riagganciare nella fase pomeridiana il convoglio, e quindi, morale della favola, due navi riescono ad arrivare. Ora, vado a memoria, mi pare che fossero due. Sì, navi, però appunto stiamo parlando di eventi, di fatto i rifornimenti che arrivavano di per sé erano trascurabili. E infatti
appunto lì arriviamo a mezzo agosto, che fa capire a che punto era arrivata la situazione. Esatto, infatti appunto andiamo su mezzo agosto, che è operazione passata alla storia come l'operazione Pedestal, dove appunto Malta, la situazione di Malta non è stata alleviata e viene montata un'altra operazione, questa volta solo da Occidente, con uno schieramento di forze notevole, perché vengono schierate, ricordiamolo, 4 portaerei, di cui una, la Furious, doveva far decollare caccia per Malta, mentre altre 3, Eagle, Victorious e Indomitable, mi pare, dovevano proteggere il convoglio e la scorta. Poi c'erano anche una consistente aliquota di 2 navi da battaglia prese dalla Home Fleet, in una fase in cui gli americani avevano schierato navi da guerra nelle basi inglesi, e quindi gli inglesi potevano prelevare navi dalla Home Fleet per rinforzare il Mediterraneo, dove non avevano più nulla, perché ricordiamolo, qui in questo momento la Mediterranean Fleet ad Alessandria non, beh, non c'era, in pratica non c'era. E non è solo la Mediterranean Fleet, perché appunto, e questo è, ripetiamo sempre, la guerra alla fine è un atto politico, e qui si vede veramente qual erano ormai le vere priorità di ciascuno. Allora, premesso, ripeto sempre, che per i tedeschi il Mediterraneo era risolutamente un teatro secondario, e in quel momento, dipendendo da loro per i rifornimenti di combustibile, la cosa fondamentale di tutte è che la nostra flotta in quel momento non aveva combustibile per le navi da battaglia. Praticamente quella che ne aveva di più era a secco, aveva tipo il 25% di combustibile, 30% non mi ricordo, le altre andavano a scalare fino praticamente allo 0%, e quindi già non si era in grado di intervenire con la squadra principale. E che uno dovrebbe pensare che se questa fosse stata una guerra di coalizione tra italiani e tedeschi con un obiettivo comune, probabilmente avere i serbatoi, i depositi di combustibile di queste navi pieni a tappo avrebbe dovuto essere la priorità delle priorità. Lo era sicuramente per i britannici, perché per poter arrivare a tutti i costi a Malta, perché a questo punto cominciava a essere veramente una situazione critica che non poteva essere più tollerata, e decidono di riunire tutte le forze disponibili, e per poter avere forze disponibili in maniera sufficiente si concentrano su un'unica direttrice, quella che viene praticamente da Ponente, quella che stiamo vedendo, cioè praticamente rinunciano a priori a cercare, con quel poco che era rimasto, di forzare un trasporto che sarebbe stato impossibile venendo da Levante, perché comunque il timore di essere intercettati dalla linea di Taranto era più che un timore una certezza, soprattutto sarebbe stata una dispersione di forza, e quindi la forza viene concentrata, e come viene concentrata? Recuperando forze dappertutto, dall'Oceano Indiano, sospendendo anche alcune operazioni che erano precedentemente in corso sulle colonie francesi in Madagascar e simili, e ovviamente ricorrendo all'aiuto degli americani, sia con la fornitura di alcuni mercantili di elevate capacità, sia chiaramente con questo gioco su scala intercontinentale di flotte che si spostano, pure in condizioni molto particolari, perché la pressione giapponese non era una cosa da poco dall'altro lato del mondo. Tutto viene fatto per permettere agli inglesi, che sospendono anche i convogli in Atlantico verso la Russia, di concentrarsi e rompere a tutti i costi questo blocco italiano, perché è un blocco italiano nel Mediterraneo centrale, e lì si vede la differenza in questo caso tra la parte aeronautica e la parte di superficie, perché di fatto gli aerei, sarà una battaglia aeronavale con tantissimi interventi aerei, ma poi di fatto il vero danno, tutta questa serie di azioni verrà fatta da una concomitanza di sommergibili, motosiluranti, MAS e attacchi aerei che incroceranno le loro diverse capacità. Quello che avrebbe fatto veramente la differenza, cioè veramente a quel punto ci sarebbe potuta essere qualcosa di epocale, è che a questo punto si decide di mandare gli incrociatori italiani, non le navi da battaglia, con tutto il combustibile rimasto, si può dire, a rifare il gioco che aveva fatto da Zara con 2 soli incrociatori, e purtroppo a questo punto si vede di nuovo i difetti di una capacità
che manca nella, nell'interforze e nella capacità di cooperazione tra, tra italiani e tedeschi, perché di fatto l'aeronautica, che come abbiamo detto aveva una quantità di aerei da attacco, quindi bombardieri rossiduranti, che era sicuramente molto inferiore numericamente a quella degli aerei tedeschi, eppure aveva una maggioranza di aerei impegnata in questo teatro, erano quelli che facevano il lavoro per tutti, quindi buona parte dei ricognitori e soprattutto una buona parte della, della forza da caccia, che quindi esercitava la superiorità aerea sia a favore delle forze d'attacco italiane sia delle forze tedesche, ma non era sufficiente. E in tutte le maniere è stata cercata la possibilità di garantire alla forza d'attacco degli incrociatori una copertura aerea che nessuno è stato in grado di garantire. Dopodiché un errore clamoroso della ricognizione aerea ha identificato la presenza di navi da battaglia nemiche che accompagnavano il convoglio e a questo punto, non potendo affrontare con gli incrociatori una forza di navi da battaglia, non poté, che in realtà appunto era stato un errore di valutazione, non erano presenti, ma è stato sufficiente questo errore. E sottoposti a continui attacchi aerei, le navi italiane si decide a livello anche di autorità politica, non è che l'ha deciso la Marina di suo, la decisione è stata concordata con l'autorità politica di far ritirare le navi con purtroppo un aspetto pessimo. Diciamo, il discorso anche della copertura aerea era fondamentale, perché in quel momento Malta aveva quasi 200 velivoli caccia, ma anche tanti bimotori biofighter, quindi aerosiloranti, quindi che potevano minacciare in maniera significativa le navi, e quindi la richiesta della copertura aerea era assolutamente legittima. Però c'è proprio anche lo scambio per cui Kesselring decide di negare questa copertura e Mussolini non se la sente di fare il passo verso Kesselring per chiedere questa copertura, quindi anche lì c'è una scelta politica, sì, di non appunto, un insieme politico. Nessuno, gli italiani non volevano dire senza i vostri caccia le nostre navi non siamo in grado di proteggerle, per carità. Tutti volevano attaccare con i bombardieri, con gli aerosiduranti il convoglio, quindi i caccia dovevano scortare gli aerei d'attacco e non le navi. Le navi di per sé avrebbero potuto disintegrare il convoglio, ma si è deciso di concentrarsi sulla forza aerea. E lì bisogna dire, appunto, non è una critica, è un dato di fatto. E nel caso di mezzo giugno, i risultati degli aerosiduranti ci sono stati, e come, ma a prezzo di perdite gravissime. E questo era il problema. Abbiamo detto che le nostre forze erano basate sugli S-79, ma usavano anche un aereo che purtroppo era dotato, avevo visto prima, c'era un commento, perché i nostri aerei erano trimotori, è perché i cavalli dei nostri motori erano cavalli nati stanchi, avevano delle prestazioni, chiaramente non è mia la battuta, avevano delle prestazioni fondamentalmente limitate. Il problema che rendeva diversi gli aerei, diciamo così, dell'asse da quelli inglesi e americani era la benzina, perché la benzina sviluppata dagli americani a grande numero di ottani rendeva gli stessi motori molto più potenti, poi la sovralimentazione era completamente diversa, insomma i nostri aerei avevano diversi problemi, cosa che richiedeva l'uso di velivoli trimotori, ma velivoli trimotori quando sono nati sbagliati come gli S-84 impiegati come aerosiluranti avevano portato sì a colpire il nemico infliggendo danni notevoli, ma con delle perdite quasi del 100%. Per evitare questo tipo di sacrificio si decide di fare un attacco a massa impiegando tutti quanti gli aerosiduranti con una manovra eccezionale, prendendo a pettine il convoglio inglese, lanciando un pettine di siluri incrociato, cioè una manovra tatticamente perfetta che però era la prima volta che veniva tentata. Se fosse andata bene magari sarebbe passata la storia come il giorno epico degli aerosiduranti, invece per tutta una serie di errori lanciano più da lontano, ma non era certo per una questione di paura o altro, ma perché lo scopo dell'attacco era proprio di ottenere il massimo risultato col minimo rischio, non certo di suicidarsi attaccando a distanza ravvicinata, e l'attacco fallisce, quindi si lanciano 40 siluri con gli aerosiluranti e non colpiscono. A quel punto gli attacchi si concentrano con i bombardieri, ma i bombardieri possono attaccare le navi mercantili e a quel punto sicuramente le affondano, ma quando vengono sganciati, come nel caso degli Stuka italiani, contro le navi da battaglia britanniche, ecco che le bombe rimbalzano sulle corazze, perché le corazze delle navi da battaglia erano in grado di reggere qualunque colpo che non fosse quello
come si vedrà l'anno dopo, di una Fritz X che pesava il doppio e veniva sganciata da 5 volte più in alto. Quindi... Poi verranno utilizzate anche da due regioni 2001 le bombe ad alta penetrazione. Appunto, bombe perfette, ma che vengono sganciate praticamente con una traiettoria piatta e fanno notevoli danni e provocano anche delle perdite negli equipaggi. Però non esplodono per un problema alle spolette. Appunto, perché non fanno in tempo a esplodere, probabilmente per una questione probabilmente veramente dei decimi di secondo. Se avessero preso la struttura della nave invece che il ponte di volo, attraversando per tutta la lunghezza la nave, prima o poi la spoletta avrebbe fatto in tempo ad esplodere. E viceversa, invece colpendo il ponte, scivolano sul ponte e esplodono fuori dalla nave. Poi in tutti i casi le bombe che esplodono vicino, come anche tutte quelle dei velivoli in picchiata o dei bombardieri, provocano sicuramente dei danni per le concussioni subacquee notevoli, che in qualche maniera rallentano le navi, creano tutta una serie di avarie, ma di fatto non sono risolutive, ma cominciano a sgranare il convoglio, a creare problemi, a creare anche la crisi psicologica degli equipaggi dei poveri mercantili. In alcuni casi mi ricordo che c'è stato uno che è stato proprio abbandonato dall'equipaggio, che è stato riportato con la forza a bordo, d'altronde cose che capitano, questi erano addirittura dei civili costretti a portare le navi mercantili fino a Malta, non credo che gradissero particolarmente questo tipo di ingaggio di contratti, e questo tipo di sbarramenti, anzi gli attacchi aerei per esempio ottengono un risultato notevolissimo, a causa di una serie di ritardi la formazione si presenta in perfetta linea più che da parata, da bersaglio davanti allo sbarramento dei sommergibili italiani, da cui ci sta appunto il famoso lancio dell'Axum che riesce a ricapitare. Tra incrociatori e mercantili lancia una salva di siluri che colpiscono, ovviamente, come si dice a Roma, ogni botta un'attacca. Sì. Colpisce due incrociatori, di cui uno affonderà. Sì, poi dico, loro sono sempre autoaffondati gli incrociatori inglesi, perché dire che è stato affondato all'Axum suona male, no? Allora viene autoaffondato dopo qualche ora perché non è recuperabile. Ho capito. Capita anche questo. Allora neanche noi non abbiamo mai perso una nave, perché tutte le nostre sono state autoaffondate quando sono state irrecuperabili, no? Però quelle inglesi sono autoaffondate e non silurate. E va bene. E poi chiaramente la cosa prosegue, come si vede qua perfettamente, lungo la notte, nel punto peggiore di tutti, vengono presi con la costa alle spalle dagli attacchi delle motosiluranti e dei MAS, eppure lì abbiamo praticamente il Manchester viene silurato, no? Qualche aneddoto ogni tanto merita, perché appunto stiamo parlando di cose terribili e di gente che si è sacrificata, ma noi abbiamo avuto in questo caso un eroe che vale sempre la pena di ricordare, il comandante Franco Mezzadra. All'epoca era un sottotenente di vascello molto giovane, comandava una delle due motosiluranti che attaccano nella notte il Manchester e affondano un incrociatore credo da 12.000 tonnellate. Cioè, di fatto è stata l'unità di massimo dislocamento affondata durante la Seconda Guerra Mondiale, esattamente come la prima è stata quella di Luigi Rizzo. Imbarcazioni di quel genere. Da una silurante costiera. Da una silurante. Scusate, chiaramente gli ascoltatori partecipanti mi capisco. E di fatto poi Mezzadra è una degli eroi sconosciuti di questa guerra, veramente uno che come Luigi Rizzo ne ha fatte veramente tante. Anche Luigi Rizzo aveva due medaglie d'oro al valor militare, lui ce l'aveva d'argento perché affonda il Manchester e un'altra volta ne riprende un'altra perché salva l'equipaggio di una nave in fiamme carica di munizioni e si allontana giusto in tempo prima dell'esplosione. E alla terza... tra l'altro ci sono diversi rapporti scritti da lui, per esempio in combattimenti contro motosiluranti inglesi di nuovo modello, in cui comincia a fare il gioco del gatto e del topo per vedere qual è la velocità e l'armamento di queste unità mai viste prima, quindi della serie, magari sono più veloci di me, più armati di me, ma devo scoprirlo in modo da tornare indietro a fare rapporto. E lui presenta questo rapporto di come gioca col gatto e col topo con due motosiluranti contro quattro britanniche per riuscire a valutare che tipo sono. Qua erano PT Boats del modello americano che conosciamo tutti, ma era la prima volta che si vedevano nel Mediterraneo. Alla fine, povero Mezzadra, cadrà in combattimento dopo essere entrato in un porto in Tunisia per recuperare l'equipaggio di un'altra motosilurante e scompare per sempre sulla sua motosilurante. A quel punto gli danno la medaglia d'oro al valor militare. Ecco, sarebbe il caso di ricordare queste persone, anche perché poi, appunto, un vero comandante, un vero uomo di mare, poi di fatto era sempre un ragazzo che non aveva manco 30 anni. Cioè, veramente pensare
che incredibile spreco di risorse umane dover combattere in quelle condizioni. Ecco, in ogni caso, è l'attacco delle moto siluranti, quello è il suo momento di gloria, gli danno la scelta, medaglia d'argento o promozione sul campo, lui si becca sceglie la promozione e diventa tenente di vascello. Poi la medaglia d'argento alla fine gliela danno lo stesso dopo un po'. E tra l'altro gli ha beccato anche un rapporto che ho avuto il piacere di leggere, perché considerata l'ora la posizione, invece di tornare indietro, sparisce nel nulla, ricompare il giorno dopo perché portano le moto siluranti ad arenare su una spiaggia della Tunisia, che tra l'altro era territorio, diciamo così, neutrale, cioè andavi a irritare la neutralità, chiamiamola così, francese, e loro si sono andati a infilare da qualche parte in una piccola caletta della Tunisia, aspettando il buio per poi ripartire, per evitare di essere beccati da qualche aereo inglese in mezzo al canale di Sicilia. E ovviamente quando è tornato gli hanno dato promozione sul campo e c'è il rapporto di rigore per avere fatto arenare la moto durante ad essere sparito per un giorno senza dare comunicazione, cose che capitano. Immagino che pure quelli che gli hanno dato il rapporto si siano ammazzati dalle risate per dargli anche una medaglia per la stessa motivazione. Fantastico. Bene, allora abbiamo, diciamo, chiuso il lato navale, diciamo, dell'estate del 42, quindi l'operazione Pedestal è uno stilicidio, però 5 navi mercantili riescono ad arrivare a Malta e, diciamo, la tengono a galla fino al rovescio definitivo nel teatro. Quindi, cioè, no, è interessante vedere come, per esempio, O'Hara parla di fallimento dell'operazione, i britannici parlano di un successo, cioè ci sono vedute differenti, però insomma, di fatto Malta viene salvata, almeno a mio avviso, dai rovesci strategici dell'asse del fine anno, che ora andremo a vedere. E tornando quindi appunto dal mare alle sabbie, con Andrea ci eravamo lasciati a luglio al fronte di Alamein, in quelle che sono non due ma tre, secondo la nomenclatura italiana, no, delle battaglie dell'Alamein. Sì, dovrebbe essere così per tutti, solo che dall'altra parte il sostituto di Auchinleck non ha voluto che fossero tre le battaglie di Alamein. Diciamo così, appunto, abbiamo detto che Rommel decide che non c'è più bisogno di prendere Malta, ma c'è bisogno di fare in fretta e andare in Egitto. Lui addirittura spera di arrivare in breve, cioè che l'ottava armata non abbia neanche più voglia di combattere, di arrivare subito sul canale di Suez, praticamente, al delta del Nilo, praticamente. Tant'è vero che lui lo racconta Caccia Dominioni in uno dei suoi libri, Caccia Dominioni, che in quel momento era stato appena fatto comandante del 31esimo battaglione Genio Guastatori, ma in possesso di doppia laurea sia di ingegneria che di architettura, e viene convocato dal comandante del genio tedesco, il colonnello Hecker, alla presenza di Rommel per discutere i piani di attraversamento del delta del Nilo. Quindi si stanno già facendo i piani per arrivare ad Alessandria e anche oltre. Quindi c'è la speranza di Rommel che gli inglesi non vogliono combattere. In realtà gli inglesi è dalla primavera del 41 che hanno individuato la strettoia di Alamein come l'ultimo luogo dove si possa tranquillamente fermare un'avanzata dell'asse, perché è un luogo che ti permette di essere fortificato tutto, non come gli altri luoghi che Rommel riusciva sempre a, con quel gancio destro riusciva sempre a bypassare. Qui non puoi bypassare, perché come si vede dalla cartina, da un lato c'è il mare, dall'altro lato 60 km più in sotto c'è la depressione di El Qattar, che è un altro mare, ma un mare di sabbie, è un mare di sabbie molle che non permettono ai mezzi pesanti l'attraversamento, cioè sprofonderebbero praticamente.
Non è poi così molle, tant'è vero che il Long Range Desert Group usa abitualmente la depressione del Qatar per andare a fare gite nell'entroterra dell'asse, nelle retrovie dell'asse, e quindi però loro si muovono con questi autocarri Chevrolet molto veloci, leggeri e armatissimi. E, comunque questa strettoia di 60 km permette all'ottava armata di schierarsi tutta lì a difesa, e Rommel tenta l'azzardo, si precipita dentro dentro l'Egitto con un'armata che è un'armata solo sulla carta, perché le divisioni nominalmente esistono ancora, ma se si va a vedere l'organica di quelle divisioni in quel momento, ai primi di luglio del 1942, la divisione Trieste conta in totale 1300 uomini e 10 carri armati. La 90esima divisione leggera tedesca conta 6.000 uomini e 12 cannoni. Quindi sono numeri impressionanti, non sono più numeri da divisioni, ma sono numeri da reggimenti rinforzati. Ma come dicevamo prima, Rommel ha quell'azzardo da portare fino in fondo. È un'ora o mai più. Se lui viene fermato lì, sa che poi arriveranno i grandi carri armati ai quali lui non ha nulla da opporre, sa che arriveranno una marea di rifornimenti americani, sa già che un paio di squadriglie di bombardieri B-17 americani sono già atterrati al Cairo, quindi il peso dell'America comincia ad arrivare pian piano anche qui in Nord Africa. E ancora non sa niente, ancora non sa quel che lo attende per fine anno, quindi il peso dell'America sta veramente per schiantarsi addosso alla Panzer Armée Africa di Rommel. Per farla breve, la prima battaglia di El Alamein, nei primi 4 giorni di combattimento, è il tentativo di Rommel di infrangere la linea di Auchinleck. Non ci riesce. Rommel è talmente messo male che anche l'ottava armata di Auchinleck è ridotta ai minimi termini, ma Auchinleck sente la necessità di contrattaccare immediatamente. E quindi usa le divisioni, quelle più fresche che ha, in questo caso usa fondamentalmente i neozelandesi del generale Freyberg, la seconda divisione neozelandese. I contrattacchi riescono, fermano, ricacciano anche indietro in certe zone, come nel sud, nella zona più meridionale del fronte, lo schieramento italo-tedesco, ma si risolvono anche loro in un bagno di sangue, fondamentalmente. Quindi neanche l'attacco dell'ottava armata sortisce effetti. E alla fine di luglio del 42 i due schieramenti sono talmente messi male che non potrebbero neanche più farsi male, neanche volendo. Quindi non c'è altro da fare che attendere rimpiazzi, rinforzi e rifornimenti per tutti e due. Tutto sta nel vedere quale dei due contendenti prenderà per primo l'iniziativa. Da Londra insistono che siano l'ottava armata. Auchinleck gli dice che lui prima di settembre-ottobre non pensa proprio di muoversi. Per tutta risposta Churchill lo sostituisce. Lo sostituisce con il generale Gott, il quale però viene abbattuto sul suo aereo mentre si sta recando a prendere il comando dell'ottava armata. Il secondo nella lista dei candidati è un certo Montgomery, il quale si rivela l'uomo perfetto per l'ottava armata inglese. Soprattutto si rivela l'uomo perfetto per la grande battaglia di materiali che si sta per realizzare, perché Montgomery è un perfetto organizzatore, un uomo che non dà mai battaglia se prima non ha conseguito una superiorità in termini numerici assolutamente schiacciante. Ed è quello che farà, pian piano accumulerà truppe, accumulerà rifornimenti, e solamente quando si sentirà
sicuro, il che avverrà solamente alla fine di ottobre del 42, partirà l'attacco. Nel frattempo però c'è un ultimo disperato tentativo dell'asse. Ultimo disperato tentativo più che altro per far contento Mussolini, perché il grande successo di Gazzara, il grande successo di Tobruk ha veramente gasato il duce. E il 29 di giugno il duce si presenta nelle retrovie di Rommel munito di cavallo bianco e di spada dell'Islam. Lui è convinto che entro breve tempo dovrà sotto le piramidi fare questa sfilata del trionfo, e quindi si è tutto preparato per questa cosa. In realtà il duce rimane 19 giorni in attesa nelle retrovie, sperando primo che Rommel vincesse la prima battaglia di Alamein. Secondo, quantomeno di vedere Rommel. Rommel non lo vuole neanche vedere, non lo riceve neanche. E gli unici che denotano una certa, interesse per Mussolini sono quelli della RAF, che avendo saputo che Mussolini si trova da qualche parte nelle retrovie, iniziano una campagna di bombardamento sistematica sulle retrovie insomma, in tutta la zona della Cirenaica, fondamentalmente. E questa cosa fa pensare molto Mussolini, perché lui per la prima volta vede questi bombardamenti abbastanza da vicino. Soprattutto nota che non abbiamo una risposta di contraerea all'altezza del pericolo che invece questi aerei portano. E quindi quando tornerà a Roma dirà: in Africa servono assolutamente pezzi contraerei, solo che quei pezzi contraerei lui li aveva mandati in Russia, quindi purtroppo niente. Abbiamo un amico che ci è venuto a salutare. Ciao ha Mirko. Ha detto bene. alla buon'ora, perché già mi vengono in mente le richieste degli ammiragli che già da prima di Taranto chiedevano i cannoni antiaerei per difendere le basi, però vabbè. Volevo dire, se l'ultimo tentativo di Rommel è appunto quello che è passato alla storia in campo inglese come battaglia di Alamalfa, e da noi è noto come la seconda battaglia dell'Alamein. Volevo solo dire che tu avevi parlato, no, di come alla prima battaglia le forze dell'asse erano arrivate molto esauste, senza più complementi, eccetera. Però nello spazio di un mesetto questi complementi, diciamo, vengono quasi ripienati, perché avevo preso dati dal tuo libro. Al 25 agosto si contavano tra le file degli italiani di nuovo 240 carri M, 36 semoventi, 38 carri L6, 32 AB41. I tedeschi pure annoveravano 200 tra Panzer 3, Panzer 4, qualche Panzer 2. Quindi insomma era stato ricostituito. Questo grazie alla Marina, le cose che dicevate voi. Certo, esatto, i rifornimenti continuavano ad arrivare, poi nella difficoltà del fronte che abbiamo visto sulla mappa prima, anziché riporto un attimo, la distanza che intercorre tra Tobruk, che in quel momento era il porto principale, su cui si svilupperà anche una grossa campagna di bombardamenti britannici, e verrà anche visitata da dei commandos attraverso l'operazione Agreement, respinta dal battaglione, dal reggimento San Marco, e molto poco dal reparto logistico del San Marco, quindi da un attacco di cuochi e scritturali. Tra gli obiettivi di questo raid, a parte campi aerei, esatto, tutto il resto che non serve, ma tra gli obiettivi specifici di questo raid c'era l'officina di riparazioni che si trovava a Tobruk, che era praticamente l'officina che faceva miracoli, che rimetteva in sesto tutti i panzer tedeschi. Quindi quello era considerato un obiettivo strategico, perché senza di quella, quando un panzer rimaneva gravemente danneggiato, praticamente era perso, non riuscivano più a rimetterlo in sesto. Quindi quello è
fu proprio uno degli obiettivi. Quell'officina era costato il posto a Indro Montanelli, perché lui aveva scritto un bellissimo articolo descrivendo le mirabilie di questa officina tedesca, e poi aggiungendo, e alla censura era sfuggito il senso, che tutta questa cosa qui funzionava grazie a un meraviglioso maresciallo che comandava un reparto che, come dice lui, in Italia sarebbe stato come minimo comandato da un colonnello. E la cosa ha fatto talmente tanto incavolare tutti quelli che hanno avuto modo di leggerlo nella staffilata data alle nostre procedure, che insomma l'ha scontata Montanelli. E nulla, quindi no, per dire che c'è ancora fino ad agosto una capacità di rifornire l'armata corazzata, però ovviamente le distanze sono quelle che sono, e più ti avvicini a questo punto, Malta non è più un grosso problema, perché gli inglesi attaccano i traffici dalle basi egiziane, dalle basi del Medio Oriente. Viene anche mandata spesso vengono mandate unità leggere ad insidiare i traffici costieri, e in quella serie di operazioni ne farà le spese un caccia di scorta britannico, silurato da un barchino silurante della decima massa, che era stato mandato lì insieme a come parte di una colonna della decima massa lì per difendere, insidiare le navi inglesi che intervenivano nell'area. Quindi guarda, i rapporti che sai, con i tedeschi si fa in fretta, perché poi i tedeschi si avevano la lamentela facile nei confronti, dipendendo logisticamente dagli italiani, avevano la lamentela piuttosto facile. Poi sai, Rommel odiava Bastico in una maniera parossistica, quindi qualsiasi cosa che non andasse, anche semplicemente se uscendo dal suo camion pestava una cacca, immediatamente chiamava Bastico per lamentarsi, quindi la colpa era sicuramente di Bastico. Eppure in quel mese lì, quel mese che passa tra la prima, la seconda e la main, non ci sono lamentele, quindi significa che le cose arrivavano, significa che immediatamente dopo, alla fine della seconda linea, forse anche perché per il risentimento dell'aver perso un'altra battaglia, ricominceranno tutte le lamentele nei confronti della catena logistica italiana. Questo è, e da lì sarà un crescendo fino ad arrivare praticamente al continuo piangersi addosso, a chiamare Kesselring perché prenda in mano lui la situazione e gli faccia almeno un ponte aereo con gli U-52 per portargli del carburante, insomma. Queste sono le... ma fino appunto ad agosto non c'erano queste... No, sottacendo anche per dire nel caso di Alamalfa, che poi viene bloccata, la battaglia si ferma, l'offensiva si ferma nel giro di 3-4 giorni, no? Per motivi di carburante. Ma anche perché attraversano un terreno sabbioso che implica un consumo tipo triplo del carburante, che quindi, signori miei, queste scorte non ci lì bastano. Dopo c'è il fatto che deve scegliere se interrompere l'attacco del tutto, cosa che sarebbe stata forse più intelligente fare, oppure togliere il carburante a una delle due Panzerdivisioni e darla tutta ad una e tentare l'attacco anziché con due divisioni, con solo una divisione. Quindi è quella la grande... ma come hai detto tu, il consumo lì era stato talmente alto che non era stato preventivabile. Quindi magari la logistica italiana sicuramente aveva i suoi limiti e le sue pecche, ma in questo caso diciamo che la sfortuna si è accanita nei confronti delle scelte tattiche di Rom. Dico un'ultima cosa, poi sì, passiamo andiamo avanti. Perché si chiama, gli inglesi la chiamano la battaglia dell'Alamalfa e non la seconda battaglia della Main, quando invece viene combattuta sugli stessi luoghi della prima battaglia della Main? Dovrebbe essere la seconda battaglia della Main, e l'ultima dovrebbe essere la terza, invece l'ultima è la seconda battaglia della Main, e questa battaglia molto semplicemente perché, come dicevamo prima, la grande personalità e l'ego abnorme di Montgomery era arrivato al fronte. Adesso lui comandava l'ottava armata, ma il piano difensivo della seconda battaglia di della Main era ancora il piano di Auchinleck. Tutto era stato studiato da Auchinleck, tranne un particolare, e questo particolare era il fatto che
il costone di Ala Malfa era stato rinforzato con una brigata di fanteria in più, con una dotazione extra di cannoni anticarro. Questa cosa era stata voluta da Montgomery, perché aveva saputo, tramite i suoi servizi di intelligence e di informazione, che il famoso gancio di Rommel sarebbe passato proprio per Ala Malfa. Quindi, per rivendicare nei confronti di Ocilek che la battaglia era stata vinta proprio grazie a questa sua incredibile intuizione, che non l'aveva avuta lui, ma qualcuno a Bletchley Park, impone il nome della battaglia di Ala Malfa, così che tutti sappiano che lui lì aveva deciso le sorti dell'Inghilterra e del mondo intero libero. Questo Bene. È il motivo per cui gli inglesi e il mondo anglosassone la chiama Battaglia Ala Malfa e non Seconda Battaglia di E quindi vabbè, sulla terza è quella più famosa, io non, cioè nel senso non spenderei troppo, perché insomma è quella più famosa, si sa dello svolgimento, ci vorrebbe un'altra live solo per parlare di questo, insomma quando eravamo stati da Mirko più di un anno e mezzo fa ormai ne avevamo un po' parlato. Però a me piacerebbe ripescare quello che avevi detto te allora, cioè che è una battaglia inutile. Perché è una battaglia inutile? Assolutamente inutile, dal punto di vista tattico non lo è, dal punto di vista strategico assolutamente neanche. È una battaglia che viene combattuta solo ed esclusivamente per il buon nome dell'Inghilterra. Perché? Qual è il motivo? Il motivo è molto semplice. Gli Stati Uniti stanno arrivando nel teatro di guerra mediterraneo. Eccolo qua il motivo. Esatto, gli Stati Uniti stanno per sbarcare in Marocco e Algeria. Quindi improvvisamente il fronte nordafricano per l'asse ha una doppia pericolosità, una pericolosità che viene da occidente e una pericolosità che viene da oriente, e farsi intrappolare tutti in un unico posto dall'avanzata degli americani sarebbe stato inutile e controproducente, quindi bisognava assolutamente ricollegarsi al più presto con le truppe che nel frattempo Kesselring aveva, non si sa come, miracolosamente radunato un po' qua, un po' là, ed era riuscito niente meno che a creare un'armata, la quinta armata tedesca, e a mandarla in Tunisia per fermare questa avanzata degli americani. Quindi sarebbe semplicemente bastato che Montgomery rimanesse seduto sulle sue posizioni, che la Panzer Armée Africa di Rommel sarebbe dovuta tornare a proteggere la Tripolitania. Ma penso avrebbe dovuto essere la regola sacrosanta di ogni guerra, vincere senza dover combattere una battaglia, esatto. Perché hai già ottenuto il risultato, ma se il risultato l'hanno ottenuto gli americani, tu comunque hai perso. Devi lasciare, esatto, il fatto che esista un'unica vera grande vittoria terrestre dei britannici contro i tedeschi. È, esatto, fondamentale a qualunque costo. Infatti il costo l'hanno pagato le fanterie anche australiane, neozelandesi, indiane e quant'altro. Tutti. Tutti quanti. Mi viene in mente cioè il fatto che anche se la battaglia, sappiamo, parte il 23 ottobre e c'è una prima fase dove la penetrazione a sud viene fermata dalla Folgore, dalla Pavia, a nord la penetrazione nei settori della 164esima tedesca, della Trento e del settimo bersaglieri fa dei progressi, ma c'è un punto dove a un certo punto si arriva a uno stallo, e se si fossero fermati ci sarebbe poi stata torcia e quindi comunque il bisogno di ritirarsi per non rimanere intrappolati. Quindi anche fermando Montgomery la ritirata sarebbe stata obbligata. Sì, sì. Tra l'altro quello che dicevi tu dei reparti che stavano come erano dislocati,
Era la prima volta che Rommel, insieme ai comandanti di corpo d'armata italiani, tentava una cosa diversa dalle altre battaglie. Siccome nella seconda battaglia della Main c'era stato un grave sbandamento, quello della divisione Sabrata, che era stata praticamente spazzata via dall'avanzata degli australiani, Rommel, per evitare questa cosa, aveva deciso che i reparti italiani e tedeschi dovevano essere intervallati, ma non come era capitato in altre occasioni in cui si metteva una divisione tedesca, una divisione italiana, una divisione tedesca, una divisione italiana. No, proprio intervallati a livello di battaglione. Cioè c'era un battaglione tedesco, poi c'era un battaglione italiano, poi c'era un battaglione tedesco, poi c'era un battaglione italiano. E questo era verissimo nel settore della Trento e della 163. Esatto, non esistevano più dei settori per divisione, ma erano tutti settori misti italo-tedeschi. E questa cosa aiuta moltissimo il robustire, soprattutto nelle divisioni di fanteria italiane, che erano quelle che, da un punto di vista... Meno potenza di fuoco, esatto. Gli aiuta moltissimo perché, oltre a essere aiutati dal fatto che è una... battaglia nel deserto, per modo di dire, perché in realtà rispecchia più una battaglia della Grande Guerra, perché è una battaglia di artiglieria, è una battaglia di fanteria, una battaglia con trincee, una battaglia con i reticolati, una battaglia con oltre mezzo milione di mine, tanti aerei di una parte. Esatto. E forse è la prima volta che veramente gli aerei hanno un ruolo significativo. Sì, quando raggiungono una quantità sufficiente, perché fino a luglio se le può dire che ce l'eravamo giocata alla pari, sì. Eppure i numeri sono impressionanti nella loro, il termine non sarebbe corretto, pochezza, ma di fatto nella loro limiti proprio numerici, cioè 3-4 gruppi da caccia, 2 gruppi di Stuka, cioè quello era il livello con cui si combattevano. Solo che di fatto, mentre i nostri, così come i carri armati, erano supportati dalla produzione industriale, che quella era, cioè tanti aerei e piloti riuscivi a produrre, tanti carri, quelli arrivavano su quella linea del fronte, dall'altra parte era una crescita geometrica progressiva inarrestabile. E alla fine si vede da come è una tecnica molto più americana che inglese, infatti alla fine quasi tutti erano aerei di produzione americana con bombe americane, cioè semplicemente erano tutti aerei da caccia, di solito P-40 o giù di lì, tutti che partivano con le bombe, tutti sganciavano bombe, tanto se incontravano aerei dell'asse, sganci le bombe anche a casaccio e ritorni a fare il caccia, volando tutti quanti a quote medio-basse, e su un fronte che era quello potevi permetterti di farlo, tanto avevi tanti di quegli aerei che potevi permetterti di farlo. No, ma è stato calcolato che praticamente ogni minuto del 2 di novembre del 42 ci sono stati almeno 30 aerei in volo sopra il campo di battaglia, per ogni minuto, quindi voglio dire che è una presenza costante notte e giorno, perché poi c'erano anche di notte era continuo il bombardamento notturno. Yeah. E anche lì, giusto per chiudere la parte aeronautica, il problema è proprio quello. Se uno va a vedere che cosa ha voluto dire l'assegnazione delle priorità, gli italiani, la loro priorità era tragedia della Russia a parte, vabbè, di priorità quelle ne abbiamo sprecate quante ne vogliamo, però di fatto... l'Ala Main, la nostra priorità era quella, sul mare era quella e sul Nord Africa era quella, e tutte le nostre risorse erano concentrate in quella posizione. Se uno va a vedere invece, diciamo, dal punto di vista britannico, uno si immagina sempre il fatto che loro facevano gli attacchi sulla Francia, i bombardamenti sulla Germania, avevano l'Atlantico, avevano tante cose, ma poi se uno va a vedere tra inglesi e americani, che tra l'altro gli americani avevano anche altre rogne da altre parti, eppure i numeri esatti sono stati che da quando abbiamo cominciato a parlare, a collocare oggi la Crusader alla fine del 41 fino alla vigilia della battaglia di Ala Main, l'ho letto poco prima, hanno ricevuto le forze aeree britanniche 2740 monomotori da caccia americani e britannici.
2740, cioè in un anno il doppio esatto dell'intera produzione di caccia in Germania nello stesso anno, e ovviamente di quella produzione di caccia quelli mandati nel Mediterraneo erano più o meno un terzo. Quella era la differenza, cioè non solo si produceva la metà, ma anche si andava a centellinare risorse che gli italiani ben poche ne avevano, mentre gli altri facevano, compresi gli americani, un enorme investimento, che voleva dire che gli aerei erano a consumazione, nel senso appena l'aereo andava in avaria, si buttava lì, si cannibalizzava, tanto arrivavano gli aerei nuovi. Poi se uno li avesse contati come perdite, figuriamoci, avremmo vinto noi 10-1 con tanti punti, ma non è quello che conta, perché quello che conta è che alla fine quelli volavano con 30 aerei e noi abbiamo finito i nostri. Esatto. Comunque, per dovere di cronaca, questo bel plastico che vi ho fatto vedere è al museo, si chiama Museo delle Forze Armate 1445 di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, che è il museo gestito da privati di quei pazzi che hanno costruito una replica, hanno fatto una replica funzionante del Fiat 2000, quindi se vi capita andatelo a vedere, perché è un museo che merita molto, e questo plastico dà un po' l'idea dell'equilibrio delle forze, ecco. Quindi, tornando a noi, abbiamo parlato di Al-Alamein, quindi dal 3-4 novembre, quando inizia la ritirata, la corsa di quello che resta dell'ACIT ci riporterà indietro su tutti le strade, le località che abbiamo visto stasera. Ci sarà l'abbandono della definitivo della Tripolitania nel gennaio del 43, ma come aveva anticipato poco prima Andrea, e magari poi possiamo chiudere ora qui sulla Tunisia e sul 42, gli alleati si sbarcano con la task force occidentale, quindi quella più estrema, ad Algeri, ed iniziano anche loro una corsa, se vogliamo, verso la Tunisia. La Tunisia che però, con gli sbarchi dell'8 novembre, già l'11 novembre arrivano le prime truppe aviotrasportate tedesche, non paracadutate, ma portate da Junker 52, e che atterrano sui campi, seguite a stretto giro anche già il 12 novembre dalle prime unità della Regia Marina che prendono terra a Biserta, e poi anche arriveranno in scena anche i paracadutisti della Regia Aeronautica, e poi via altre divisioni verrà poi costituita una nuova grande unità con quello che restava col ripiegamento di Rommel in Tunisia, e con l'arrivo di nuove unità verrà formata quella che era la prima armata italiana, che aveva anche unità tedesche e che era comandata da un personaggio non di poco conto, no Andrea? No, decisamente no. Che era il modo anche di Mussolini di liberarsi di quello scocciatore che gli rompeva le scatole, che era il generale Giovanni Messe. E, tra l'altro, la cosa paradossale che mi ha fatto sempre un po' sorridere è di questa ritirata di Rommel, tra l'altro ritirata condotta magistralmente da Rommel, perché in una situazione in cui con gli aerei della RAF che ti bombardano e mitragliano ogni ora lungo l'unica strada che c'è, quindi un bersaglio facilissimo, inseguiti dall'esercito dell'ottava armata inglese, lui riesce a fermare le avanguardie, inchiodarli lì, ripartire e condurre tutte le sue unità prima in Cirenaica, poi in Tripolitania. Si scontrano due utopie, quella di Rommel e quella di Mussolini. Perché mentre Rommel fa il piano e poi lo presenta a Roma, lui sperava addirittura in una Dunkerque africana, cioè lui sperava di riuscire a reimbarcare l'ACIT per portarla in Italia, dove sarebbe stata molto più utile per una difesa del suolo italiano. E Mussolini invece vuole assolutamente che la quarta sponda venga difesa a tutti i costi, cioè non si può evacuare la Tripolitania, non si può andarsene dalla Libia. E nessuna delle due cose è realizzabile, quindi
sono due utopie che si vengono a scontrare nello stesso momento. A Natale praticamente Tripoli viene abbandonata, un Natale piuttosto molto mesto per gli italiani, e a gennaio l'ultimo italiano, i primi giorni di gennaio, l'ultimo italiano lascia la Libia e si entra in Tunisia, dove viene costituita questa linea difensiva della linea del Maret, e tra l'altro, che era anche questo qui un altro dei paradossi della guerra, era una linea che i francesi avevano costruito per fermare gli italiani nel caso gli italiani dalla Libia avessero mai voluto invadere la Tunisia. Messe si comporta talmente bene, ovviamente, al comando della prima armata italo-tedesca, che è il nuovo nome di questa grande unità, e che quando Rommel si fa riportare in Germania per motivi di salute, quindi Messe sostituisce Rommel, quando alla fine della campagna di Tunisia Montgomery prende prigioniero il comandante della prima armata italo-tedesca, lui è ancora convinto che ci sia Rommel a comandare la cosa, e ci rimane malissimo quando gli viene portato Messe. Rommel aveva apparecchiato la tavola, preparato tutto, aveva chiamato tutti i giornalisti, perché quello era il suo grande momento di trionfo, finalmente aveva catturato la volpe, finalmente poteva far vedere al mondo chi era il più grande generale presente sul pianeta, e si ritrova questo sconosciuto italiano, dà in escandescenza, pensa, non gli offre neanche la cena, cioè voglio dire, ci può essere una persona più gretta, meschina di Bernard Law Montgomery? Quindi questa è la... era stato proprio uno dei desiderati di Hitler, quello di dire il nuovo comandante dell'armata sarà un italiano, ma deve essere fatto nel massimo segreto, nessuno deve sapere che Rommel se n'è andato. Quindi questa è la... più o meno la storia finale degli ultimi giorni del 1942. Poi il 43 porterà, insomma, questa la fine delle aspirazioni africane del Nord Africa, l'inizio della fine dell'alleanza tra italiani e tedeschi. Sì, avevo letto un commento sul numero degli aerei da caccia. Esatto. Allora, a parte i dati li ho presi da uno studio sul ruolo dell'intelligence nella campagna aerea del Mediterraneo, vabbè, era una tesi di dottorato. Comunque avevo dato un'occhiata alla produzione di Messerschmitt a occhio e croce, era qualcosa tipo di 150-200 aerei al mese. Di fatto, allora, il dato che avevo io, che erano la metà dei 2700 mandati in Nord Africa dagli inglesi, evidentemente non corrisponde, ma comunque, insomma, quello era l'ordine di grandezza. Nel Mediterraneo c'erano, credo, tre gruppi in Nord Africa e un gruppo in Sicilia, quindi quattro gruppi di volo, in totale un 120 aerei, di cui una sessantina efficienti, dà un'idea di quant'era la reale produzione. Poi comunque dovrebbero essere più o meno il 30% della forza di caccia in quel momento, tanto per dare un'idea di quant'era. No, il buon Mirko ci dice che i 109 prodotti nel 41 erano circa 3700, quindi, però ovviamente divisi su più teatri, quindi no. Grazie del chiarimento, però insomma rimangono comunque le dimensioni, anche se pensiamo ai il numero di le tonnellate di rifornimenti e di veicoli che riceve l'ottava armata nel giro di un mese, tipo il mese di settembre, tipo pari a quasi 3-4 mesi di rifornimenti dell'ACIT, per dare qualche numero. Bene, quindi chiudiamo appunto con la Tunisia, di cui io sogno sempre che Andrea scriverà un libro un giorno, glielo chiedo sempre, come diciamo si chiude l'anno con l'idea di difendere la Tunisia, chi dice oltranza, chi la vuole difendere per procedere ad una Dunkerque africana, che poi non ci sarà mai, perché il naviglio mercantile e militare si consumerà nel disperato tentativo di rifornire la Tunisia, che comunque fino
all'aprile verrà alimentata in una situazione dove la Regia Marina consumerà le ultime forze, ci sarà un'ecatombe di cacciatorpediniere destinati anche al trasporto di truppe e munizioni, e quindi si chiuderà il 42 con, diciamo, un presagio di quello che si sarebbe poi presentato di lì a 5 mesi nel 43. E magari vi chiederei una chiosa finale su quest'ultimo, cioè, tirando le somme di questa lunga chiacchierata, abbiamo quasi raggiunto le 3 ore, magari cerchiamo di non sfondarle, visto che è tardi, anche se ci sono comunque diversi amici che ci seguono ancora, quindi non so, vuoi andare te, Marco? Beh, sì, allora si diceva del fatto che i teatri operativo marittimo terrestre sono strettamente interconnessi ed è un'inevitabile conseguenza di operare in un teatro come il Mediterraneo, un mare centrale che governa tutti quanti i flussi che collegano i continenti. Era necessario averne il controllo, e intorno a quello si è giocato tutto, e da quello è dipeso anche la possibilità di rifornire o meno i fronti terrestri. C'è da dire che il 42 è stato l'anno più favorevole per le armi italiane della guerra, per poi finire come è finito, perché effettivamente eravamo arrivati ai limiti estremi delle nostre possibilità. La guerra di per sé era tale che nel momento in cui si combatteva contro gli Stati Uniti era già persa, e noi abbiamo cominciato a combattere contro gli Stati Uniti nel momento in cui gli Stati Uniti sono entrati in guerra, e lì già si combatteva con armi che avevano una qualità, una quantità tale che era già deciso il destino. Da questo punto di vista tutto il resto ne doveva seguire. Nel 1943, quando eravamo a gennaio, era già chiaro che la guerra era persa ed è stato deciso di continuare a combatterla per mesi e mesi in Tunisia, tra l'altro con un sacrificio enorme di risorse che a quel punto, in una situazione come quella del Nord Africa all'inizio del 43, erano veramente uno spreco di risorse. Infatti abbiamo avuto più perdite lì che in tutto quanto il periodo precedente, i tedeschi ancora di più. Evidentemente la politica governava la strategia militare e la indirizzava in questa maniera. No, tra l'altro con dei veterani meravigliosi che combattevano, c'era gente che combatteva da 3 anni in Nord Africa e che ormai aveva imparato a combattere come meglio dei tedeschi. Tant'è vero che poi addirittura gli italiani si arrenderanno un giorno più tardi rispetto ai tedeschi in Tunisia, e in combattimenti come quello di Takruna dimostreranno che, nonostante la guerra e la campagna di Tunisia era ovvio che stava per finire, avranno sempre uno spirito di corpo e una volontà di combattere veramente altissima, nonostante che erano i resti, perché qui stiamo parlando di un battaglione della 66esimo reggimento della Trieste, era composto praticamente un battaglione composto dai resti di paracadutisti della Folgore, il quarto battaglione controcarro dei granatieri di Sardegna e quello che rimaneva della fanteria di Trieste. Quindi era veramente una roba messa insieme con gente che reparti che avevano combattuto un po' ovunque, ma erano diventati dei duri veterani che conoscevano la guerra ormai alla perfezione. Ecco, perdere tutti questi uomini, questo know-how prezioso che si era venuto a creare, è effettivamente è stato un grave vulnus per le forze armate italiane nell'ottica di difesa del patrio suolo. Insomma, la sesta armata in Sicilia non era lontanamente paragonabile per prontezza e per capacità belliche a quelle che avevano combattuto in Nord Africa. E questo chiaramente ha portato alla vera tragedia del paese, perché di fatto non avere più un esercito in grado di combattere, aver sacrificato ogni nostra risorsa di uomini e di teste pensanti, ancora più che come materiali, ha lasciato praticamente il nostro territorio alla mercé di quello che ne sarebbe seguito. E in questo
il danno peggiore forse l'ha fatto proprio la Tunisia, sarebbe stata da evacuare immediatamente, invece abbiamo buttato tutto quanto in quella direzione. No, poi penso alla mancata difesa dall'invasione da nord, no? Poi... non avevamo più l'esercito. Esatto. Roma e poi insomma tutto quello che sappiamo. Bene, io vi ringrazio, insomma spero che vi siate divertiti, voi e ovviamente chi ci ha ascoltato. Quindi abbiamo fatto questa carrellata cercando di dare un po' l'essenziale delle varie vicende belliche trattate, ma ripeto quello che ho detto all'inizio, è importante contestualizzarle e collegarle le une alle altre, quindi la mancata invasione di Malta con la caduta di Tobruk, la prima Sirte con l'offensiva del gennaio, mezzo giugno, mezzo agosto, insomma sono tutti eventi che è importante conoscere in sequenza e collegare, perché altrimenti di quel marasma che è la campagna del Mediterraneo e del Nord Africa non se ne cava le gambe, per usare un termine scientifico. Quindi grazie Andrea, grazie Marco, grazie a chi ci ha ascoltato e ci vediamo alla prossima. Buona serata. Grazie a voi. Buona serata. Buonanotte. A tutti.